Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera, il secondo numero di Diretta Stadio vi tiene compagnia in occasione della seconda giornata di campionato del massimo torneo di Serie A. Il Pescara in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia con la partita nella partita. Il Pescara che sfida il suo passato, sfida un pescarese che sta facendo benissimo, sta facendo la storia della società del Sassuolo. Parliamo ovviamente di Eusebio Di Francesco. Brucio tutti i convenevoli, vado subito al Mapei Stadium perché la partita inizierà alle 20:45, ma abbiamo il nostro Paolo Renzetti in collaborazione con Gianni D'Areo che è nella mix zone dello stadio del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Allora subito da lui, così gli diamo anche modo più tardi di guadagnare la postazione in sala stampa. E allora buonasera Paolo. Sì, grazie Andrea, buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Manca davvero poco all'inizio di questa partita, una sfida tutta pescarese tra due allenatori nati e cresciuti nel Pescara, da una parte Massimo Oddo all'esordio quest'anno su una panchina di Serie A, dall'altra Eusebio Di Francesco che si sta togliendo diverse soddisfazioni con la formazione emiliana, tra l'altro due tecnici pescaresi che hanno vinto due campionati sulla panchina del Pescara, Eusebio Di Francesco in Lega Pro, Massimo Oddo la scorsa stagione ovviamente, lo ricordiamo tutti, in Serie B. Andiamo con le formazioni Andrea, senza perdere altro tempo, partendo dalle formazioni ufficiali che ci sono state fornite dall'ufficio stampa del Pescara. Partiamo dalla formazione di casa, il Sassuolo di Eusebio Di Francesco che si schiera con il tradizionale 4-3-3 con Consigli in porta, poi Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Peluso in difesa, Biondini, Magnanelli, Duncan a centrocampo, Berardi, De Frel e Politano in attacco. Il Pescara risponde con Bizzarri in porta, 4-3-2-1 lo schieramento della formazione biancazzurra, poi in difesa Zampano, Ghiomber, Campagnaro e Biraghi, Memusciai, Brugman e Cristante sono i tre giocatori che vanno a comporre la linea di centrocampo con Verre e Benali a supporto dell'unica punta biancazzurra che è Caprari. Diciamo subito Andrea che il Pescara gioca in pratica con la medesima formazione della prima giornata, squadra che aveva pareggiato domenica scorsa allo stadio Adriatico per 2-2 con il Napoli. L'unica novità riguarda l'esordio quest'anno stagionale per Ugo Campagnaro che gioca in pratica la sua prima partita della stagione ufficiale con la maglia biancazzurra al posto di Coda che tra l'altro è infortunato. Per quanto riguarda le due panchine, partiamo da quella della formazione emiliana, assieme al tecnico Eusebio Di Francesco ci sono in panchina Pomini, Pegolo, Antei, Pellegrini, Missiroli, Falcinelli, Matri, Sensi, Lirola, Mazzitelli, Lesker e Ragusa. Non c'è Trotta, giocatore che per diverse settimane è stato seguito dal Pescara, sorpresa in formazione, era dato per titolare Matri e invece al centro dell'attacco c'è De Frelle. Per quanto riguarda invece la panchina del Pescara, abbiamo assieme al tecnico Massimo Oddo il secondo portiere Vincenzo Fiorilli e poi Crescenzi, Bruno, Manai, Aldegani, Zuparic, Beck che è la prima convocazione con la prima squadra, Pepe anche per lui prima convocazione in maglia biancazzurra, i due giocatori sono stati ufficializzati pochi giorni fa, poi Selasi, Vitturini e Mitrizia. Diciamo subito Andrea che nel Pescara non c'è Aquilani perché si è ancora in attesa di un documento che dovrà arrivare dal Portogallo, dallo Sporting Lisbona, non ci sono Muric e Fornasier o Muric che dir si voglia che sono impegnati Muric con la primavera perché devono acquisire la migliore condizione
condizione, Muric, giusto, che devono acquisire la migliore condizione in vista proprio delle prossime gare, anche perché Fornasier ha avuto dei problemi fisici durante la preparazione. Muric è un po' in ritardo, lo ha detto anche Oddo nell'ultima conferenza stampa. Non ci sono Coda e Nicastro, che sono infortunati. Fa molto caldo, Andrea, qui a Reggio Emilia, siamo intorno ad una temperatura di 33 gradi quest'oggi, la massima. E allora, Paolo, Reggio potrebbe era esserci il time out. Non è escluso che ci possano essere dei time out. Esatto, quello che stavo per dire, potrebbero esserci dei time out nel primo e nel secondo tempo, così come è accaduto questo pomeriggio nella gara fra Inter e Palermo, chiusa sul risultato di 1-1, e anche ieri nella gara dell'Olimpico tra la Lazio e la Juventus. Posso dirti, Andrea, che sono previsti un migliaio, forse anche qualcosa in più, di tifosi biancazzurri, tanti anche gli abruzzesi che risiedono nelle regioni del nord, che questa sera saranno presenti al Mapei Stadium. Dobbiamo anche aggiungere che abbiamo visto una corposa presenza di dirigenti questa sera del Pescara qui a Reggio Emilia, oltre al presidente Sebastiani abbiamo anche l'altro dirigente sponsor Vincenzo Serraiocco, abbiamo visto anche Vincenzo Marinelli e poi Marco Sciarra e altri dirigenti della formazione adriatica. D'altronde la distanza tra Reggio Emilia e Pescara non è sicuramente proibitiva. Dirigerà l'incontro un arbitro importante per quanto riguarda la Serie A, uno dei più quotati, si tratta del signor Tagliavento di Terni. Manca circa un quarto d'ora all'inizio di Paolo, questa partita, se attimo, non ci sono domande. Siccome ieri, per il momento, nel tardo pomeriggio si è sparsa questa notizia, anche questa mattina i quotidiani hanno dato risalto, una notizia di mercato che vuole il Pescara accostato, anzi più di un accostamento evidentemente, al difensore inglese Jolyon Lescott, che sta per rescindere il suo contratto con l'Aston Villa. Ci sarebbe un testa a testa tra il Pescara e l'AEK di Atene. Cosa possiamo dire a tal proposito? Ieri Oddo aveva detto siamo a posto così, anche se ci mancherebbe, a dir la verità, un difensore mancino. Se dovesse capitare un'occasione cercheremo di coglierla, così si era espresso Oddo ieri. Sì, Andrea, hai detto bene. Avevo dimenticato di parlare di questa trattativa che secondo alcuni rumors sarebbe già in fase molto avanzata per il trasferimento del 34enne. Ecco, vediamo l'escort, abbiamo preparato delle immagini. In terra d'Abruzzo. Sì, Lescott, giocatore che ha giocato per 5 anni tra l'altro con il Manchester City, giocatore di grandissima esperienza. In queste ore c'è stato anche diciamo, il contrattacco in gergo calcistico, se così lo possiamo definire, dell'AEK Atene, che ha offerto un contratto importante biennale al giocatore inglese, che però ha espresso il gradimento per chiudere la carriera, comunque per giocare per la prima volta fuori dalla Gran Bretagna e dunque trasferirsi nel campionato italiano. Tra l'altro, Andrea, devo dirti che proprio di fronte alla nostra postazione fino a qualche minuto fa c'era il direttore sportivo del Pescara, Luca Leone, impegnatissimo al telefono, e dunque sicuramente queste sono ore importanti proprio per un'eventuale chiusura positiva della trattativa e dunque l'arrivo di Lescott, che potrebbe davvero rappresentare la classica ciliegina sulla torta per quanto riguarda il Pescara. Aveva detto il presidente Sebastiani che il mercato era chiuso, evidentemente non è così, e fino a mercoledì sera alle 23 ci potrebbero essere delle sorprese, ma Lescott è un giocatore che sarebbe davvero vicino al Paolo, Pescara. Prima di lasciarti andare, cosa possiamo dire di questo duello tra Oddo e Di Francesco? Due amici, due pescaresi, due allenatori che stanno facendo benissimo. Sì, due amici che si conoscono, si stimano, sono amici anche fuori dal campo nel vero senso della parola, lo ha detto più volte Oddo, lo ha ricordato anche Eusebio Di Francesco. È chiaro che nei 90 minuti saranno avversari, e diceva Oddo, credo, nella conferenza stampa di qualche giorno fa, che vedere due allenatori pescaresi su panchine di Serie A, tutto questo deve rappresentare un orgoglio per il calcio abruzzese. Credo che ci sia davvero poco altro da aggiungere, perché sicuramente Eusebio Di Francesco da una parte e Massimo Oddo dall'altra comunque portano in alto la pescaresità, l'appartenenza calcistica proprio ai colori biancazzurri, e dunque questo è sicuramente un fatto positivo. Ed è la prima volta, credo, nella storia che si affrontano in Serie A, seppur da avversari, due allenatori nati e cresciuti a Pescara. Per il momento è dunque tutto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Andrea, ci richiamo in tribuna stampa per risentirci tra poco, per iniziare a seguire insieme questa sfida tra Sassuolo e Pescara
qui dallo stadio di Reggio Emilia. Linea allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, grazie a Gianni D'Areo. Diamo modo alla nostra troupe dunque di guadagnare la postazione in sala stampa, perché poi con la voce di Paolo chiaramente vi racconteremo la partita. Poi come sempre, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana, ascolteremo attraverso la voce di alcuni colleghi i pareri, insomma, sull'andamento della partita. Vi terremo in questo modo compagnia. Lo faremo poi in particolare dopo la partita con le interviste della Mix Zone che abbiamo appena visto in questo primo collegamento, e attraverso le conferenze stampa dei due allenatori, appunto Massimo Oddo ed Eusebio Di Francesco. Proprio in settimana Di Francesco ha completato con il suo Sassuolo la rincorsa al tabellone principale dell'Europa League con il pareggio di Belgrado contro la Stella Rossa, poi l'inserimento nel girone con l'Atletico di Bilbao, Rapid Vienna e Genk. Questo sarà il raggruppamento che il Sassuolo dovrà cercare di superare per avanzare ai turni successivi di Europa League. Però insomma, di fronte c'è un Pescara che ha esordito benissimo con il 2-2 contro il Napoli, che cerca una prestazione all'insegna della continuità. Non so se abbiamo in collegamento dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, perché lo sapete, si gioca a Pescara la gara tra Crotone e Genoa per l'indisponibilità dello stadio Scida. Allora, dovrebbe esserci Alessio Giancristoforo dello stadio Adriatico Cornacchia. Ci sei, Alessio? Sì, buonasera Andrea. Ok, buonasera, buonasera Alessio. In realtà lo stadio Cornacchia, Adriatico Cornacchia, questa sera è in pratica fino a questo momento vuoto, spettralmente vuoto, circa una cinquantina di sostenitori del Genoa, poi in curva del Crotone una trentina di persone. Tutto questo perché tra poco ci sarà appunto questa sfida, la prima interna, si fa per dire, del Crotone nella massima serie al cospetto del Genoa. Abbiamo le formazioni, Andrea, le leggeremo, certo. Poi faremo qualche riflessione più generale. Dunque, Crotone che schiera corda tra i pali, Clayton il capitano, Roden Palladino, Ferrari, Ceccherini, Salzano, Rosi, Tonev, Martella, e in banco a disposizione Pezza, Viscovolo, Di Giorgio, Di Roberto, Stojan, Graoré, Barberis, Cuomo, Capezzi e Sampirisi. La guida tecnica è affidata a mister Nicola, al cospetto del Crotone, una fetta importante del passato appunto crotonese, ovvero mister Juric, che guida il Genoa, che schiera la manna tra i pali. Dunque non c'è Perin, che è il dodicesimo, Izzo, Burdisso il capitano, Cham, Compos, Pavoletti, Lazovic, Munoz, Veloso, Rincon, Laxalt, a disposizione come detto Perin, Zima, Kofie, Simeone, Gapke, Marchese, Sissoko, Zanimacchia, Pandev, Fiamozzi, Regioni e Renzetti. Questa la formazione della squadra genuana. Senti Alessio, ti faccio subito la domanda a bruciapelo: sei andato a vedere Pavoletti per farti del male? Ma guarda, sì, Pavoletti questa sera dovrebbe un po' rappresentare, insomma, ha avuto la consacrazione di mister Ventura, noi lo ricordiamo dalle latitudini frentane per quanto di buono fatto, uno degli autori della promozione in Serie B della Virtus Lanciano, ma ormai 4 anni fa c'è un Pavoletti che comunque poi ha avuto un crescendo dopo l'esperienza frentana, soprattutto col Sassuolo, poi però ovviamente anche l'anno scorso nella massima serie con il Genoa, e questo insomma, per quello che ricordiamo di un giocatore dotato e forte tecnicamente, potrebbe essere realmente l'anno dal quale prendere spunto poi per, perché no, impostare un discorso anche a livello di nazionale, perché un attaccante completo, forte fisicamente e che ha tutte le caratteristiche per soddisfare il reparto offensivo della,
della nazionale italiana. Senti, per chiudere questo primo collegamento, Alessio, che partita ti aspetti? In teoria è la prima in casa del Crotone, ma sappiamo che fisicamente così non è, perché il Crotone deve giocare a Pescara. Crotone che è partito con una sconfitta, il Genoa invece ha vinto in rimonta con il Cagliari alla prima giornata. Mi aspetto un Crotone che se la gioca dal primo all'ultimo minuto, ma al cospetto di questo Crotone mi aspetto un Genoa pronto ad approfittare anche dei lampi in avanti proprio per Leonardo Pavoletti. Dunque partita aperta, ma insomma per il Crotone è già una prova importante, una prova temprante per il massimo torneo. Dunque mi aspetto la squadra di Nicola determinata fin dalle premesse battute di questa contesa. Va bene Alessio, torneremo a collegarci con te nel corso di questa serata per eventuali aggiornamenti sulla gara dell'Atletico Cornacchia tra Crotone e Genoa. Per ora grazie. Grazie a te, a dopo. Grazie ad Alessio Giancristoforo, la nostra insomma, voce del Lanciano, l'uomo Virtus Style. Sapete insomma che in questo momento Lanciano è senza calcio, al di là delle esperienze di alcune squadre dilettantistiche da Marcianese e altre ancora, ma Lanciano sostanzialmente deve vivere un anno sabbatico dal punto di vista calcistico. A proposito, stadio deserto a Pescara, ma c'è stata l'iniziativa lodevole dei tifosi del Crotone che hanno detto: noi a Pescara non andiamo ma acquistiamo i biglietti, perché parte dell'incasso è comunque devoluto per le vittime, per il sostegno ai familiari delle vittime del terremoto, del sisma del centro Italia, parte dell'incasso destinato anche alle strutture della protezione civile. A tal proposito apriamo una parentesi legata al sisma del centro Italia. Chiaramente presteremo attenzione e vi renderemo edotti di eventuali fatti che si dovessero verificare nel corso della nostra diretta. Per ora vi diciamo che nel pomeriggio una forte scossa sismica è stata avvertita a Pescara del Tronto. I tavoli, i lampioni e le tende del campo hanno visibilmente oscillato, scatenando grande preoccupazione tra gli sfollati e i soccorritori. Il sisma è stato avvertito anche in altri comuni fino ad Ancona. La nuova scossa di terremoto si è verificata alle 17.55, di magnitudo 4.4, l'epicentro in provincia di Ascoli Piceno, a circa 7 km dal comune di Arquata del Tronto. E la profondità di 9 chilometri. E poi ancora, dopo il terremoto della notte tra il 23 e il 24 agosto di magnitudo 6.0 che ha devastato i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, la rete sismica nazionale ha localizzato complessivamente 2002 eventi. Sono dati aggiornati praticamente a poco fa, un'ora fa, alle 19.47 per la precisione, 2002 eventi dal sisma che ha praticamente distrutto i comuni del Reatino e il comune di Arquata. 121 i terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0, 12 quelli localizzati di magnitudo tra 4.0 e 5.0, e uno di magnitudo superiore a 5.0, quello avvenuto un'ora dopo la scossa più forte, sempre nella notte tra il 23 e il 24 agosto alle ore 4.33. Chiusa questa parentesi, prima di tornare a collegarci con Paolo Renzetti, facciamo un breve excursus dei precedenti tra Pescara e Sassuolo. Questa è la prima partita che viene giocata tra le due squadre nel massimo campionato di Serie A, ma ci sono dei precedenti relativi al campionato di Serie B. Dunque prego in regia Maurizio Da Qui, con l'ausilio in coordinamento di Jacopo Forcella, di proporci queste immagini, intanto relative al campionato 2010-2011, campionato di Serie B. Il Pescara si impone in una gara serale per 1-0 grazie al gol dell'attuale team
manager Andrea Gessa, che raccoglie sul secondo palo un traversone di Massimo Bonanni in scivolata, realizza così quello che sarà il gol partita. Bellissimo il cross di Bonanni e l'irruzione sul secondo palo di Gessa. Poi qui vediamo un'altra punizione di Bonanni con il salvataggio dell'estremo difensore del Sassuolo. Poi vedremo anche il fischio finale con l'esultanza del compianto allora team manager Vincenzo Zucchini, eccolo qua, ed Eusebio Di Francesco. C'era lui sulla panchina del Pescara in occasione di questo primo precedente in Serie B. Sulla panchina del Sassuolo sedeva invece Angelo Gregucci. Il Sassuolo poi però si è vendicato nel girone di ritorno, stesso campionato 2010-2011, vediamo il secondo contributo. Il Sassuolo si impone al Braglia di Modena per 2-0 con questa rete segnata al 19° del primo tempo da Piccioni sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Poi nella ripresa ci sarà la rete del raddoppio realizzata da Sasà Bruno, che vediamo correggere sotto porta questo traversone basso dalla sinistra. Dunque Sassuolo Pescara 2-0, stagione 2010-2011. Andiamo ai precedenti successivi. Stavamo vedendo un gol annullato a Maniero, a un giovanissimo Riccardo Maniero, gol annullato per un fallo. Maniero poi per proteste eccessive, vedete qui, sarà espulso dall'arbitro Baracani di Firenze. Ok, andiamo all'anno di Zeman, anno 2011-2012. Zeman sulla panchina del Pescara, Fulvio Pea sulla panchina del Sassuolo, sempre al Braglia di Modena. La partita d'andata finisce 1-1 con la rete del Sassuolo di Ettore Marchi, la bestia nera del Pescara, uno che quando vedeva Pescara si scatenava. Qui un gol d'opportunismo di Marchi. Siamo proprio all'inizio della partita, azione convulsa e risolta da questo tocco con l'esterno di Marchi. Ma nel finale il Pescara pareggia, ancora Gessa protagonista, stavolta con un cross deviato da Masucci, e la palla si infila beffarda con questo traversone appunto prolungato e corretto da Masucci. 1-1, ma negli occhi di tanti tifosi del Pescara c'è la gara di ritorno. 3-2 allo stadio Adriatico Cornacchia, in una gara epica per certi versi, che il Pescara inizia male per il gol di Sansone nel primo tempo. L'azione di Gazzola sulla destra che sfonda, si lascia alle spalle Insigne, poi il piatto di Sansone per il vantaggio del Sassuolo. Ma il Pescara ha un inizio bruciante di ripresa, immobile, colpo di testa, Bianco, fallo di mano sulla linea di porta, espulsione per Bianco. Il Pescara ne approfitta per portare dalla sua parte la gara, intanto con il rigore trasformato da Ciro Immobile per l'1-1, e sarà lo stesso Immobile poco dopo a realizzare il gol del 2-1. Ripeto, questa è una partita che è ben impressa in mente ai tifosi del Pescara. Questa è un'opportunità per Sansovini, poi il cross di Zanon e il colpo di testa facile facile, arriva come un treno Ciro Immobile per il 2-1 del Pescara. Pescara che subito dopo andrà anche al Tris, l'assist di Sansovini e il gran gol di Lorenzo Insigne. Certo che rivedere questo Pescara fa davvero effetto, perché questi giocatori li ritroviamo in ben altri palcoscenici. Ecco qua il gol di Lorenzo Insigne, c'è comunque un finale in sofferenza, benché in 11 contro 10 il Pescara si complica la vita, e con questo fallo di mano di Romagnoli Sansone può andare a trasformare la rete del 3-2, doppietta per Sansone. Pescara che chiude in sofferenza ma riesce a vincere la partita. Ecco il triplice fischio su questa azione, con Zeman che prende la via degli spogliatoi dopo appunto questa sofferenza, e la festa
con Marco Verratti, con Lorenzo Insigne e tutti gli altri. Finiscono qui i precedenti in Serie B, ma possiamo vedere il precedente di Team Cup, 3 dicembre 2014, dunque stagione 2014-2015, questo gran gol dalla distanza di Floro Flores al 12° della ripresa permette al Sassuolo di avanzare al turno successivo e di estromettere il Pescara guidato da Marco Baroni. Siamo in prossimità dell'inizio della partita. Dopo questo excursus direi che possiamo tornare dal nostro Paolo Renzetti, che nel frattempo ha preso posto, immagino, nella sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia, Mapei Stadium città del tricolore, questo è il nome per esteso. E allora andiamo da Paolo Renzetti, non so se è stato già osservato il minuto di raccoglimento per le vittime del sisma del centro Italia. Paolo. Sì, grazie Andrea, ci siamo trasferiti in tribuna stampa qui al Mapei Stadium. No, le squadre sono entrate in campo con qualche attimo di ritardo, in pratica da un minuto, non di più. Ora c'è il classico saluto, scambio di saluti tra i giocatori delle due squadre e la terna arbitrale con i due arbitri di porta, dunque con i cinque uomini che questa sera indossano una maglia gialla. Ricordiamo dunque anche i nomi del direttore di gara, che è il signor Tagliavento di Terni, degli assistenti che sono Gava di Conegliano e Costanzo di Orvieto, del quarto uomo Passeri di Gubbio e degli arbitri di porta Mariani di Aprilia e il Lucci di Molfetta, dunque non cinque ma ben sei ufficiali di gara, se così li possiamo chiamare, come avviene in Serie A ormai da alcune stagioni. Tra poco ci sarà, Andrea, il doveroso omaggio con il minuto di raccoglimento, il ricordo delle vittime del terremoto del centro Italia, delle Marche e del Lazio, che ovviamente anche noi abbiamo seguito. Allora Paolo, siccome ci sarà tra poco il minuto di raccoglimento, io riprendo la linea e vado con la schermata che non abbiamo visto per dare la precedenza ai collegamenti e alla presentazione degli eventi di questa sera, poi torneremo da te dopo il minuto di raccoglimento. Ora vedo le due squadre schierate a ridosso del cerchio di centrocampo, mentre altre partite sono già iniziate. Allora Maurizio, andiamo con la schermata della seconda giornata di Serie A. Tre le partite già giocate ieri: Lazio-Juventus 0-1 e Napoli-Milan 4-2, poi alle ore 18 Inter-Palermo finita 1-1 con il Palermo in vantaggio a inizio di ripresa con un tiro di Rispoli deviato da Santon, e poi poco prima della mezz'ora c'è stato il pareggio dell'Inter con Icardi, 1-1 il finale al Meazza. Già iniziata la partita di Marassi tra Sampdoria e Atalanta, chiaramente siamo sullo 0-0 con la Sampdoria di Marco Giampaolo che cerca di bissare la vittoria di Empoli alla prima di campionato, mentre l'Atalanta di Gasperini che deve dimenticare il KO per 3-4 casalingo della scorsa settimana contro la Lazio. Fatto il minuto di raccoglimento a Reggio Emilia, una curiosità: Tagliavento ha 10 precedenti con il Pescara, ma l'ultimo, ha 7 precedenti, ma l'ultimo è di 10 anni fa, addirittura legato a un Pescara-Bologna nel campionato di Serie B con vittoria all'Adriatico del Bologna per 1-0. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea, è tutto pronto per l'inizio di questa partita, c'è stato il minuto di raccoglimento, il doveroso. Lo sentirete forse in sottofondo, applauso del pubblico. Gara iniziata in questo istante, è stato il Pescara a toccare il primo pallone, a battere il calcio d'inizio. Circa 8.000 gli spettatori presenti questa sera al Mapei Stadium, qui città del tricolore di Reggio Emilia, dove lo possiamo dire Andrea, senza tema di smentite, Pescara sembra giocare in casa, perché si sentono solo i tifosi del Pescara questa sera al Mapei Stadium, un migliaio arrivati in terra emiliana, molti anche di tifosi del Pescara che vivono e risiedono nelle regioni del nord Italia, in Emilia,
in Lombardia nel evento e che non hanno voluto mancare a questo appuntamento comunque importante per la storia calcistica del Pescara, considerando che per la formazione adriatica è comunque un appuntamento di Serie A a distanza di 4 stagioni. Possiamo entrare dunque in telecronaca dicendo che il Pescara attacca dalla sinistra alla destra della nostra postazione di tribuna. Attenzione, il Pescara in avanti, ancora formazione, con il tiro e il miracolo del portiere Consigli. Pescara vicinissimo al vantaggio con Gianluca Caprari quando siamo giunti al secondo minuto di gioco, tutto solo davanti al portiere del Sassuolo Consigli, che ha compiuto un miracolo. Pescara vicinissimo al vantaggio, miracolo di Consigli su Caprari, davvero incredibile l'occasione capitata sui piedi del giocatore del Pescara. Pallone in calcio d'angolo, già battuto il tiro della bandierina per la formazione adriatica, che poi perde il pallone con proprio il giocatore che qualche istante fa, Gianluca Caprari, si è divorato il gol del vantaggio, tutto solo a 5-6 metri, forse 7 metri, dinanzi all'estremo nero-verde della formazione emiliana. Caprari è andato a tirare proprio addosso a Consigli. Tanto Paolo Felipe porta in vantaggio l'Udinese sull'Empoli, Udinese-Empoli 1-0, forse non l'abbiamo detto in precedenza, ci siamo concentrati su Eusebio Di Francesco, questa è anche la partita di un ex come Matteo Politano, e poi un altro ex è appena arrivato, si tratta di Antonino Ragusa, che siede in panchina, proprio 2 giorni fa è stato perfezionato il suo acquisto dal Cesena. Peraltro molti scrivono sui social, Paolo, questa partita è una sorta di spot per il bel calcio, perché sono due allenatori che puntano su un gioco propositivo, è un po' la loro carta d'identità, e devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino mi sembra che siamo su quella strada. Peccato, perché Caprari ha avuto una grande opportunità. Non so se è stato davvero bravissimo Consiglio, se Caprari, che comunque ha calciato bene, poteva fare meglio. È stata sicuramente un'ottima parata del portiere della formazione emiliana, ma Caprari poteva fare sicuramente meglio. Intanto ancora attacca il Pescara, ancora la formazione adriatica, c'è un cross con la respinta della difesa, poi un tiro che termina molto lontano dai pali della porta, difesa da Consigli, un tiro del capitano della formazione adriatica, Ledian Menusciai. Siamo giunti al quarto minuto nel corso del primo tempo qui allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, 0-0 tra Sassuolo e Pescara nella gara valida per la seconda giornata del massimo campionato. Da segnalare, Andrea, mentre stavi parlando, una conclusione di Duncan dai 25 metri con la parata senza grossi problemi di Bizzarri. Ora c'è il contrattacco della formazione in maglia nero-verde che attacca dal settore di destra, c'è questo cross troppo lungo per il numero 16 che è Politano, l'ex bianco-azzurro Matteo Politano, protagonista 2 stagioni fa di un grande campionato con il Pescara, e pallone che termina direttamente sul fondo, si riprenderà con una rimossa in favore del Pescara affidata a Albano Bizzarri. 5 minuti di gioco a Reggio Emilia, Mapei Stadium, Sassuolo 0, Pescara 0, linea allo studio. Sì, torno tra pochissimo da te, il tempo di ricordare ai nostri amici da casa che c'è la possibilità di interagire con noi attraverso il 392-623-7060, è il numero che vedete qui in sovrimpressione, poi chiaramente c'è la nostra pagina Twitter con l'hashtag TV6, ma sempre attraverso Twitter potete utilizzare l'hashtag della partita, e quindi questa sera Sassuolo Pescara, noi chiaramente metteremo in sovrimpressione i vostri commenti, le vostre domande, le vostre curiosità nel corso di questa serata. Finora un solo gol segnato, ma si gioca da pochi minuti, l'Udinese in vantaggio per 1-0 sull'Empoli con la rete di Felipe, ma il Pescara continua a comportarsi bene, sta giocando con una buona personalità, ma certo tutto questo non sorprende Eusebio Di Francesco, che aveva speso determinate parole nei confronti del Pescara, e non erano di prammatica, cioè legate al fatto che lui è appunto di Pescara, ma proprio perché sa quello che è il valore dei biancazzurri. Paolo.
Sì, grazie Andrea. Mentre il Pescara continua ad attaccare, siamo al sesto minuto. Pescara che gioca in casa. Si sentono, forse sentirai anche tu Andrea in sottofondo il coro dei mille tifosi giunti da Pescara, che stanno letteralmente surclassando i tifosi del Sassuolo che sono presenti in curva sud. Si sentono solo i tifosi del Pescara, sembra davvero di giocare allo stadio Adriatico. C'è intanto il Sassuolo che ha recuperato un pallone con Magnanelli a centrocampo, si sbraccia dalla panchina Massimo Oddo, ma si sbraccia anche Eusebio Di Francesco, che evidentemente non è molto soddisfatto, crediamo, dall'andamento della gara. In questi primi minuti intanto c'è un colpo di testa del Sassuolo con Politano, pallone che termina abbondantemente sopra la traversa. C'è stato tra l'altro un tocco forse non perfetto di Politano, che ha colpito più con la faccia che con la testa, e si tocca proprio il viso, perché probabilmente tra l'altro è in gran forma Politano. Paolo, c'è un calcio di rigore a Cagliari per la Roma, fallo di Isla su El Shaarawy, quindi tra poco sarà battuta questa massima punizione con la Roma che deve dimenticare la sconfitta contro il Porto e dunque l'eliminazione dalla Champions League, eliminazione ai preliminari. Il tiro di Perotti, il gol, dunque è in vantaggio la Roma a Cagliari dopo sei minuti con il rigore di Perotti. Paolo, ricordiamo che l'azione del Pescara, che al secondo minuto ha portato Caprari a sfiorare la marcatura, è nata da una triangolazione che in realtà non si era concretizzata, perché è stato, se non ho visto male, Gazzola, il difensore esterno del Sassuolo, a chiudere lui involontariamente un triangolo con Caprari, che poi si è destreggiato bene in area, ma ha trovato l'opposizione di Consigli. Sì, è andata proprio così Andrea. Tra l'altro Consigli, lo diciamo, almeno a mio avviso, è uno dei migliori portieri del campionato di Serie A, uno dei migliori portieri italiani, probabilmente non apprezzato come dovrebbe. Intanto c'è il contrattacco del Pescara sul settore di sinistra, pallone per Memusciai, controlla la sfera il giocatore albanese, ancora Memusciai, il traversone al limite dell'area, troppo corto per Caprari, ancora il Pescara che recupera il pallone, attacca la formazione di Massimo Oddo sul settore di sinistra con Biraghi, pallone all'indietro ancora per Memusciai, ancora Memusciai scambia con Caprari, ancora Caprari, il tocco di Caprari, pallone in area di rigore, il corridoio, il traversone, la parata del portiere Consigli in calcio d'angolo, ancora il Pescara in attacco che va a guadagnare il secondo tiro dalla bandierina, l'attacco tambureggiante della formazione di Massimo Oddo, che non è venuta a Reggio Emilia sicuramente per difendere lo 0-0 iniziale, ma che sta attaccando e avrebbe già meritato il vantaggio se non fosse stato per il miracolo del portiere Consigli al secondo minuto su Gianluca Caprari. Doppia deviazione Paolo qui, doppia prima quella di Cannavaro e poi quella di Consigli. Esatto, intanto calcio da gol, ripescare il pallone che sta per terminare. Il salvataggio incredibile del portiere del Sassuolo, ma probabilmente il pallone era terminato sul fondo prima del tocco, anzi con la mano, crediamo, è andato a toccare il pallone il giocatore del Pescara, che viene anche richiamato dal direttore di gara, ma c'è stata questa azione davvero importante. È stato Verre probabilmente a toccare il pallone con la mano, è stato richiamato dal direttore di gara, ma fortunatamente solo verbalmente, non c'è stata ammonizione come forse poteva anche essere a termine di regolamento. Diamo un'occhiata al cronometro al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 9:15, 10 in corso, Sassuolo 0 Pescara 0, linea allo studio. E non so Paolo qui se è stato salvato Verre, chiaramente dal provvedimento disciplinare, dal fatto che il pallone è stato valutato fuori probabilmente, quindi quando lui ha toccato la palla con la mano la palla aveva oltrepassato la linea di fondo. Non sono convinto che questo sia effettivamente accaduto, però probabilmente è stata questa la decisione del pool di arbitri, che ha evitato di conseguenza l'ammonizione a Verre, altrimenti Verre doveva essere ammonito. Sì, infatti quello che stavamo dicendo qualche istante fa a termine di regolamento, probabilmente ci sarebbe potuta scappare pure l'ammonizione, così non è stato, meglio ovviamente per il Pescara, ma dobbiamo sottolineare Andrea ancora una volta l'ottima predisposizione del Pescara, l'ottima giocata della formazione biancazzurra. Ancora un lancio in avanti in area di rigore, Caprari il tiro, il pallone che termina di un soffio al lato, Pescara vicinissimo al vantaggio, Pescara che si sta divorando troppe occasioni da rete. Quando siamo giunti all'11° minuto, ancora Pescara vicino al vantaggio con Caprari, il tiro del giocatore del Pescara
con il pallone che ha sfiorato il faro alla sinistra della porta, difesa da Andrea Consigli in campo. Ecco, diciamo Paolo che il Pescara deve approfittare non solo di questa sua superiorità in questo momento, ma anche del fatto che probabilmente il Sassuolo sta risentendo delle fatiche del preliminare di Europa League. Sì, lo dobbiamo ricordare Andrea che tre giorni fa il Sassuolo è stato impegnato nella gara di ritorno al Maracanã di Belgrado con la Stella Rossa, gara finita sul risultato di 1-1 e sicuramente la gara giocata in terra di Serbia tre giorni fa può creare qualche problema sul lato fisico ai giocatori del Sassuolo. Attenzione, Pescara in difesa perde un pallone con Gionberg, anzi è stato Campagnaro, c'è stato questo mezzo pasticcio, bisogna dirlo, della difesa biancazzurra che poi è riuscita a recuperare. Campagnaro oggi all'esordio stagionale con la maglia del Pescara, dopo che c'era stato qualche problema fisico per lui durante la preparazione, non era stato convocato per la gara con il Napoli, oggi in campo al centro della difesa con Gionberg. Abbiamo detto Andrea nel precedente collegamento pre-gara che il Pescara sarebbe vicino all'acquisto del difensore dell'Aston Villa Jalon Lescott, 34enne, di grande esperienza. Ancora in avanti la formazione biancazzurra, c'è un lancio per Zampano, troppo lungo, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Sono 13 minuti di gioco qui a Reggio Emilia, sempre 0-0 tra Sassuolo e Pescara. Te la linea. Grazie Paolo, tra poco torneremo da te, però vado a sollecitare, a dare intanto la buona serata a Francesco Di Francesco. La settimana scorsa durante il suo primo collegamento il Pescara ha sbloccato il risultato contro il Napoli, chissà che non vada in questo modo anche questa sera. Ciao Francesco! Salute a te, vuol dire che se dovesse succedere una cosa del genere faremo il primo appuntamento fisso dopo un minuto. E questa sera proprio in apertura il Pescara, come avrà sicuramente, anzi avrà, come ha raccontato Paolo Renzetti, ha avuto una grossa palla gol. Bel Pescara finora. Sì, un bel Pescara, un Pescara padrone del campo. Poco fa sentivo Mazzara e Minotti su Sky che appunto mettevano in risalto come il Pescara ha già costruito tre palle gol e siamo ancora non siamo al quarto d'ora. Clamorosa quella di Caprari, che è stato di un'eleganza nel far sedere l'avversario, e poi l'Ave evidentemente bravo Consigli, ma non ha calciato nel migliore dei modi Caprari, che tra l'altro aveva lì a fianco, non lontano, solo a centro area. Forse ha calciato anche troppo bene, a dire la verità, Francesco. Sinceramente non lo so, comunque diamo a Cesare quel che di Cesare, è stato anche molto bravo Consigli. E poi solo Pescara che sta giocando bene, così come gli abbiamo visto fare nel primo tempo e in avvio di ripresa contro il Napoli, come siamo abituati a vedere, con grande autorità, con grande rapidità nelle azioni. Dietro c'è, e come già sottolineato, il rientro di Campagnaro, la conferma di Bjornberg che è stato uno dei migliori contro il Napoli, e quindi si può continuare a seguire questo Sassuolo Pescara con la giusta dose di ottimismo, non dimenticando che insomma il Sassuolo è una signora squadra, e quindi occhio all'avversario. E adesso di nuovo il Pescara in area non riesce a finalizzare, a concretizzare. Il Pescara insomma dalla appena entra in possesso di palla, dalla metà campo, dalla tre quarti in su, e sta facendo vedere i cosiddetti sorci verdi, potremmo dire. Ottimo Pescara, forse Sassuolo non prontissimo in questo inizio di partita. Io non lo so se non è pronto, io per queste cose non ci credo, perché se per caso il Sassuolo avesse giocato meglio tutti i giornalisti a dire il Sassuolo non risente della gara di giovedì, diciamo che io do più meriti al Pescara, se si può parlare di demeriti del Sassuolo, perché se siamo convinti, come è vero, che Eusebio Di Francesco è un bravissimo allenatore, lui insieme al suo preparatore atletico, aveva il termometro della condizione dei giocatori, si ha confermato tutti i titolarissimi, come si dice in casi del genere, vuol dire che ha avuto le migliori garanzie tra
L'allenamento di rifinitura di ieri e quello di questa mattina e di venerdì. Quindi... Senti Francesco, due squadre che si somigliano anche come assetto, perché entrambe giocano con una sorta di falso 9, non è un vero e proprio centravanti Caprari, non lo è De Frel dalla parte opposta, sì, diverse... che è stato preferito a Matri. Esatto, però sono diverse le caratteristiche degli esterni, con Benali e Verre che tendono ad accentrarsi per facilitare gli inserimenti degli altri centrocampisti, ma soprattutto dei difensori, soprattutto sulla destra di Zampano. Diciamo che in partenza il Pescara è il 4-3-2-1 che conosciamo, il Sassuolo un 4-3-3 con l'unica similitudine che si può fare è appunto che nessuno dei due ha un né Sassuolo né Pescara ha un centravanti classico, come vogliamo chiamarlo, d'area di rigore, centravanti classico, mentre né Caprari né Berardi sono proprio dei centravanti puri, sono con propensioni offensive. Ecco il Pescara in area, calcio d'angolo e quattro passaggi consecutivi, il calcio d'angolo sulla tocco finale di Zampano. Quindi beh, impressionante terzino, come il Pescara riesca a dialogare sullo stretto con i suoi giocatori, sì, mettendo in grande difficoltà il Sassuolo che per il momento non riesce davvero a beccare palla. Esatto, un terzino in piena area di rigore a 5 metri dalla porta avversaria, a un metro dalla linea di fondo, eravamo in piena area di rigore, adesso c'è questo calcio d'angolo con la palla che spiove in area, nulla di concreto. Poi c'è un gran tiro dalle retrovie di Brugman a centrocampo sul rinvio della difesa e la parata del portiere. Quindi, insomma, per ora Pescara promosso, Francesco, manca soltanto il gol. Non ci parliamo sopra perché io poi non ti sento, non ti capisco. Dicevo, Pescara al momento promosso, assolutamente promosso, sì. Gran prova, manca soltanto il gol. Sì, esatto, manca soltanto il gol, continua a giocare bene, con autorità, ma soprattutto con grande attenzione tattica. Complimenti al Pescara e a Oddo. Primi 18 minuti, molto ma molto più Pescara che Sassuolo. Francesco, ci sentiamo più tardi per un ulteriore commento, per ora grazie. Ti saluto, ciao. Grazie a Francesco Di Francesco. Allora torniamo a Reggio Emilia, dove davvero il Pescara sta menando le danze, sta costringendo il Sassuolo sulla difensiva. Paolo. Ancora il Pescara in avanti, un tiro di Benali dal limite dell'area di rigore, deviato, respinto dalla difesa emiliana, ma è il Pescara che continua a fare gioco a centrocampo. Ancora un pallone, c'è forse un'entrata in gioco pericoloso di un giocatore del Sassuolo, si continua a giocare con il Pescara che attacca sul settore di sinistra, pallone questa volta troppo corto di Zampano per Benali, può ripartire in avanti il Sassuolo, perde però palla Duncan, sfera che termina tra i piedi del portiere Bizzarri che è appena uscito al limite dell'area di rigore, ha rimesso il pallone in gioco per Gionber che scambia con Ugo Campagnaro, 19esimo in gioco qui allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, 0-0 tra Pescara e Sassuolo, ma Pescara vicinissimo al vantaggio in almeno tre occasioni, direi anche quattro, con il tiro qualche istante fa di Brugman sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tiro violentissimo. Si sbraccia Di Francesco, Paolo. Si sbraccia Di Francesco perché vede la sua squadra direi in difficoltà, sua squadra che avrebbe meritato di essere sotto quantomeno di un gol. Pescara che ha avuto l'unico torto fino a questo momento di non aver concretizzato le occasioni da rete create. Ancora il Pescara che continua da... Senti Paolo, prima ci ha particolarmente colpito quell'azione che ha portato a quel calcio d'angolo da dove è scaturito il tiro di Brugman, un fraseggio prolungato sul lato destro d'attacco del Pescara con il Sassuolo che davvero ha faticato per contenere quell'azione, il Pescara che è entrato in area con grande facilità ma anche con grande proprietà tecnica dei suoi giocatori. Sì, Pescara che gioca in velocità e che crea sicuramente dei problemi alla difesa del Sassuolo, mentre ora attacca però la formazione di Francesco, perde subito il pallone, riparte il Pescara in avanti, formazione bianca azzurra, termina a terra Caprari, vediamo se c'è il fallo, il signor
l'arbitro, il signor Tagliavento di Terni, dice che si può proseguire, sembrava netta l'azione fallosa ai danni di Caprari, attacca ancora il Sassuolo, dunque sul settore di destra la formazione in maglia nero-verde, pallone per il numero 25 Berardi, che si è visto pochissimo, perde il pallone Berardi, giocatore di proprietà della Juventus, c'è il rinvio della difesa del Pescara, poi un pallone che cerca di guadagnarsi a furia di sportellate Caprari, che non riesce però a superare Cannavaro ed Acerbi, con la sfera che viene controllata ancora dai giocatori in maglia nero-verde. Quando siamo giunti al 21esimo, 20:45 sul nostro cronometro in Terra d'Emilia, 0-0 fino a questo momento tra Pescara e Sassuolo, Bizzarri praticamente quasi mai impegnato, direi mai impegnato, eccezion fatta per una conclusione comunque centrale di Duncan. Le parate più difficili le ha dovute compiere sicuramente Consigli, che è stato prodigioso, miracoloso al secondo minuto su Gianluca Caprari, ancora il Pescara in possesso di palla, siamo nella metà campo della formazione di Lazga con Campagnaro e Cristante che perdono un pallone, la sfera che viene riconquistata dal Sassuolo, Pescara che giochicchia un po' troppo sulla propria metà campo, questo non va assolutamente bene, come è accaduto in questa circostanza, si rischia di perdere il pallone, poi la sfera viene riconquistata dal Pescara, può partire il contropiede della formazione biancazzurra, c'è un lancio per Caprari, Caprari nel rigore, si gira Caprari, non riesce a tirare il giocatore di proprietà dell'Inter, ma è ancora la formazione adriatica in possesso di palla, attacca il Pescara, indiavolato il Delfino, ora c'è però un pallone perso dai biancazzurri e scatta il contropiede invece del Sassuolo sul settore di sinistra con Matteo Politano, ancora Politano affrontato da Zampano, poi arriva anche Cristante, pallone all'indietro per Duncan, attacca ora il Sassuolo, Magnanelli cambia gioco dalla parte opposta per Berardi, ancora Berardi, il controllo dell'attaccante del Sassuolo, pallone per Magnanelli, ancora Magnanelli sulla sinistra, il servizio per Duncan, Duncan osserva lo schieramento dei compagni, poi serve all'indietro ancora Magnanelli, Magnanelli il corridoio, pallone per Berardi, il servizio sulla sinistra per Duncan che effettua il cross corto, l'intervento di Zampano che va a recuperare, poi pallone per Benalì, Pescara che può uscire dalla propria metà campo e va a guadagnare una rimessa laterale con l'ottimo direi fino a questo momento Benalì, sono 23 minuti di gioco, abbiamo superato la metà del primo tempo a Reggio Emilia, Sassuolo 0 Pescara 0, linea a te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, facciamo ora un break con la gara dell'Adriatico Cornacchia sempre sullo 0-0 Crotone Genoa, come vanno le cose però Alessio? Alessio, eccomi Andrea, sì, come vanno le cose lì tra Crotone e Genoa? Ancora 0-0, ma chi ha da mangiarsi i gomiti è sicuramente la squadra crotonese, la squadra di Mister Nicola, che ha colpito ben due legni in questi primi 25 minuti di gioco. Il primo legno, un colpo di testa tra l'altro bellissimo di Rosi al quarto d'ora, poi proprio qualche istante fa, prima che del collegamento in diretta, un altro legno, una trasversale colpita dalla squadra di Nicola, una ripartenza fulminea, dunque squadra del Crotone che avrebbe sicuramente ai punti meritato il vantaggio, anche il doppio vantaggio in questi primi 25 minuti di gioco, molto bene soprattutto nelle ripartenze e soprattutto sull'out di destra dove c'è un grande Tonev, classe 90, che dà l'innesco ad ogni occasione offensiva della squadra di Nicola. Da segnalare anche una unica circostanza, il Genoa si è fatto vedere sugli sviluppi di un calcio d'angolo, esiti che comunque non hanno dato più frutti. 26 minuti, 0-0, si sentono solo ovviamente i sostenitori genovesi all'incirca provenienti dalla Liguria, da Crotone circa una cinquantina di sostenitori, ma comunque sistemati in curva sud, ma ovviamente ci sono persone, non c'è tipo organizzato, c'è da dire che ovviamente come tutti gli altri campi del minuto di raccoglimento e c'è uno striscione della tifoseria genuana esposto in bella mostra che recita al fianco dei terremotati. Intanto un'altra
questa ripartenza del... Dato, scusami, ancora in gol Chessy dopo le due reti segnate alla Lazio, peraltro inutili, ma dal punto di vista personale sicuramente di grande pregio, perché sono stati i primi gol suoi in Serie A. Segna Chessy il gol del vantaggio dell'Atalanta contro la Sampdoria a Genova. Dunque Sampdoria 0, Atalanta 1. Torno da te Alessio, la partita di Pavoletti finora? Pavoletti si è visto non tantissimo, è marcato prestissimo, in pratica lo segue come un'ombra, per esempio in questo momento alla tre quarti a fare Pavoletti e lì a fianco ad un metro c'è Clayton, il capitano della squadra calabrese, che appunto non lo molla di un centino. Pavoletti lo sappiamo benissimo che nel suo personalissimo bagaglio tecnico tira fuori dal cilindro qualche invenzione, soprattutto la possenza fisica dell'attaccante labronico può insomma dare interessante alla squadra di Djuric. Intanto proprio la squadra di Djuric che si fa vedere in avanti con un traversone del numero 11 di Ocampo, che termina sul fondo, dunque rimessa okay. Dal fondo affidata, accordati, 0-0 dopo 27 minuti e 30 secondi. A te Andrea. Grazie ad Alessio Gian Cristofaro. Maurizio, andiamo con la schermata, davvero ci sta in parte sorprendendo. È vero che lo scorso anno Frank Chessy si è messo in grande evidenza come uno dei giovani migliori della Serie B, evidentemente si sta ripetendo in Serie A, però è sorprendente il fatto che abbia segnato tre reti in due partite. In mischia ha siglato il gol del vantaggio dell'Atalanta a Genova contro la Sampdoria, poi vantaggio della Roma a Cagliari con il rigore trasformato da Perotti, vantaggio anche dell'Udinese sull'Empoli per 1-0 con il primo gol di queste partite della serata segnato da Felipe dopo tre minuti di gioco. 0-0 invece al Mapei Stadium tra Sassuolo e Pescara, ma il Pescara continua a fare la partita e il Sassuolo sta vivendo un primo tempo di discreto imbarazzo, e lo si percepisce anche dalle espressioni che cogliamo di Eusebio Di Francesco in panchina. Paolo Renzetti. Sono 28 minuti di gioco al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 0-0, non si sblocca il punteggio tra Sassuolo e Pescara in questa gara che si gioca in una serata caldissima con temperatura di oltre 30 gradi. Fino a questo momento non c'è stato il time out che c'era stato oggi nella gara d'anticipo tra Palermo e Inter, giocata a San Siro, terminata per 1-1, anche quella di ieri all'Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Pescara che continua a giocare, continua a fare possesso di palla, ancora formazione biancazzurra, il tiro di Caprari, pallone che termina di un soffio al lato, ancora Pescara vicino al vantaggio, era sulla traiettoria Consigli che ha fatto terminare il pallone, ha guardato che il pallone terminasse anche se si è tuffato alla sua sinistra, ma ancora una volta è stato pericoloso il Pescara con Gianluca Caprari. Pescara, lo ripetiamo. Tanto gol del Toro, Paolo, gol del Torino con il solito Belotti, 1-0 Torino sul Bologna, a te. Dicevo, non vogliamo essere ripetitivi, non vogliamo sembrare di parte in questo caso, però il Pescara sta collezionando occasioni, sta mettendo in difficoltà il Sassuolo, sta giocando davvero un'ottima gara, peccato per le occasioni mancate. Tra l'altro dobbiamo dire che nel periodo Andrea in cui non eravamo collegati, intanto attenzione perché il Pescara ha recuperato un pallone importante sul settore di destra con Verre, ancora Verre, il servizio all'indietro per Cristante e poi lascia a Campagnaro, ancora Cristante, cambia gioco molto bene sul settore di sinistra per Biraghi, elegante il controllo di Biraghi, ancora Biraghi, il tiro deviato forse da un compagno, ma ancora il Pescara che ha recuperato il pallone, ancora la formazione biancazzurro, ancora al limite dell'area, appena lì poi il tiro con il pallone che termina sopra la traversa ancora di Caprari, dunque Pescara sempre pericoloso. Quando siamo giunti alla mezz'ora, dicevo Andrea, nel periodo non collegato è arrivata la prima ammonizione della gara, è finito sul taccuino del signor Tagliavento di Terni Acerbi, e dunque primo giocatore del Sassuolo, difensore centrale della formazione emiliana, che è stato ammonito dal direttore di gara, che ricordiamo è il signor Tagliavento di Terni. Poi permettimi Andrea
di fare attenzione, perché attacca ancora il Pescara sul settore di sinistra con Memucciai, ancora Memucciai in area di rigore, vediamo se riesce a crossare il pallone che viene dopo un rimpallo controllato dal portiere del Sassuolo, pardon, Consigli, dicevo, dell'ammonizione di Acerbi quando siamo entrati già nel corso del 31esimo minuto. E poi volevo sottolineare ancora una volta la grande partecipazione emotiva di calore da parte dei tifosi del Pescara, si sentono solo i 1000 sostenitori biancazzurri che sono presenti in Curva Nord, ammutoliti i tifosi di casa che forse non si aspettavano un Pescara così manoviero, così garibaldino, un Pescara che sta facendo la partita, che sta collezionando occasioni, che si sta rendendo sempre pericoloso, mentre ora però attacca la formazione di casa con Duncan il settore di sinistra, affrontato da Verre, quel pallone all'indietro per Magnanelli, ancora Magnanelli che scambia con Biondini, l'ex cagliaritano sbaglia però il passaggio, permette il recupero del Pescara, giocatori del Pescara che stanno però probabilmente consumando troppe energie, perché il Pescara sta correndo tanto in questa serata caldissima, speriamo che non ci sia un calo fisico nella ripresa, perché fa davvero molto caldo, anche se dobbiamo ricordare che il Sassuolo ha giocato una partita 3 giorni fa al Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa, e dunque formazione emiliana che ha nelle gambe. Questo è vero Paolo, però non possiamo neanche sottacere un altro aspetto, che la squadra nel campionato di Serie A che è più avanti nella preparazione e nella condizione rispetto alle altre, proprio il Sassuolo, che è iniziato ai primi di luglio proprio per affrontare al meglio i preliminari di Europa League. Quindi da un lato la fatica delle partite di Coppa, dall'altro però il Sassuolo è la squadra che ha la condizione più elevata rispetto a tutte le altre. E permettimi di aggiungere che arrivano diversi tweet sull'hashtag Sassuolo Pescara di tifosi da tutta Italia che rilevano come Pescara stia dominando in questa partita, la sta conducendo se non nel punteggio ma comunque nel possesso di palla e nel computo delle occasioni, e alcuni tifosi del Napoli sfruttando l'hashtag Sassuolo Pescara dicono: beh, allora non era un caso che il Napoli è andato in difficoltà, addirittura sotto di 2 gol nella gara dell'Atletico Cornacchia. Intanto arrivano i gol, diversi gol, c'è il pareggio della Sampdoria con Quagliarella su calcio di rigore, Samp-Atalanta 1-1, pareggio anche del Bologna, e in precedenza ancora c'era stato il gol del vantaggio della Fiorentina con Carlos Sanchez. Paolo. Sì, ancora Pescara pericoloso, un tiro di Brugman dai 20 metri, pallone che termina di poco al lato, davvero un peccato, Pescara che continua ad attaccare, Pescara che continua a costruire occasioni da rete, Pescara che non ancora però riesce a sbloccare il risultato. Avrebbe tanto gol del Crotone, Paolo, sul Genoa, segnato Palladino, quindi possiamo ricontattare subito Alessio, poi faremo un altro collegamento telefonico. Paolo. Sì, dicevo, Pescara pericoloso, Pescara che così che continua ad attaccare in pratica quasi senza soluzione di continuità, però il gol del vantaggio, che sarebbe davvero non meritato ma strameritato, continua a non arrivare, e ora c'è un calcio di punizione in favore del Sassuolo nella zona di centrocampo, ricordo un solo ammonito, si tratta di Acerbi del Sassuolo, ora c'è un calcio da fermo per la formazione di casa. Permettimi di dire, Andrea, chiedere venia ai nostri telespettatori, perché avevo detto di Berardi, giocatore di proprietà della Juventus, invece Berardi giocatore ancora di proprietà del Sassuolo, seguito sicuramente dalla Juventus ma di proprietà della società del presidente Quinti. Battuta la punizione da parte della formazione in maglia nero-verde, quando siamo al 34esimo Berardi e fischi per lui, poi Magnanelli, pallone all'indietro, ma è lenta la manovra di gioco, è anche prevedibile del Sassuolo, ancora la formazione in maglia nero-verde, ancora Magnanelli, il servizio per Biondini, siamo sulla tre quarti di campo del Sassuolo, c'è questo lancio di Biondini troppo lungo che intendeva servire Gazzola, pallone che termina direttamente sul fondo. 35 minuti allo stadio di Reggio Emilia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 0-0 tra Sassuolo e Pescara, 10 minuti al termine del primo tempo. Linea allo studio. Il Mapei Stadium è l'unico stadio dove non si è ancora segnato, si è segnato su tutti gli altri campi, il pareggio del Bologna a Torino con la firma di Taider. Però andiamo da Alessio Giancristoforo, perché si è segnato anche a Pescara Campo Neutro, Crotone Genoa 1-0. Alessio.
Sì, a Palladino l'onore della prima marcatura nella massima serie per il Crotone. Tra l'altro, l'ho detto e lo ribadisco, Crotone assolutamente e meritatamente in vantaggio per quanto prodotto in questi primi 36 minuti di gioco qui all'Adriatico Cornacchia. È stato Palladino a sbloccare il risultato, è stato il Genova che si fa vedere in avanti dal fondo, allontanato comunque dalla squadra di Nicola. Lo ricordiamo, proprio la squadra calabrese aveva impattato due volte il palo con Rosi e la trasversale pochi minuti dopo, ma al 34esimo ha trovato la via del vantaggio con Palladino. Vantaggio meritato, comunque sta facendo la partita, più guardingo, più attento il Genoa a non subire e a provare a ripartire, soprattutto Pavoletti, che però per questi primi quasi 40 minuti di gioco ha fatto piuttosto isolato. 1-0 dunque per la squadra calabrese dopo 37 minuti. A te, Andrea. Grazie, dunque Palladino per il primo gol in assoluto del Crotone in Serie A. Torniamo a Reggio Emilia perché si fa vedere il Sassuolo e allora andiamo con la voce di Paolo Renzetti. Nel frattempo prepariamo il prossimo collegamento telefonico. Paolo. 37esimo nel primo tempo, c'è un calcio di punizione per la formazione di casa, è stato anche ammonito l'autore del fallo ai danni del giocatore del Sassuolo, si tratta di Brugman, dunque parità anche per i cartellini gialli. C'è sul pallone Berardi, se non andiamo errati dovrebbe essere proprio l'attaccante ma anche regista della formazione di casa. Sul pallone fa indietreggiare la barriera Tagliavento di Terni, si attende il fischio dell'arbitro umbro, i fischi dei tifosi del Pescara. C'è Berardi sul pallone, ancora qualche secondo, il fischio di Tagliavento di Terni, la battuta di Berardi, pallone che termina al lato, un brivido per la formazione bianca-azzurra, pallone che termina al lato non di molto, ma aveva calcolato bene evidentemente con lo sguardo Bizzarri la traiettoria della sfera, perché era rimasto quasi fermo, forse avendo capito che il pallone non era indirizzato nello specchio di porta. Dunque 38esimo con la punizione di Berardi al lato, linea che può tornare allo studio. Paolo, prendo la linea per un paio di minuti e poi torniamo da te fino alla fine del primo tempo. Vado a salutare il collega Luigi Mastrangelo. Buonasera Luigi. Buonasera a te, Andrea. Allora, come stai vedendo questo Pescara? Immagino molto molto bene. Molto bene. Sì. Sì. Andrea, c'è il vantaggio del Sassuolo con Tepren, prima occasione della formazione di casa, e quando purtroppo nel calcio si sbaglia troppo arriva la punizione ingiusta, ma con questa conclusione di Tepren dall'interno dell'area di rigore, Tepren ha controllato il pallone, ha messo alle spalle del portiere Bizzarri. Quando siamo giunti al 38esimo minuto del primo tempo cambia il punteggio qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ha preso gol sul suo palo però Bizzarri, qui vogliamo rivedere un po' meglio questa azione, Paolo, perché ci è sembrato effettivamente sorpreso sul suo palo l'estremo argentino. Sì, è stato il gol, il pallone è passato sul suo palo, tiro violento che proprio ha sfiorato il legno della porta di Bizzarri e terminato in rete, davvero un peccato, risultato bugiardo, ma il calcio è questo in Serie A, purtroppo quando non si concretizzano le occasioni, peccato perché Pescara avrebbe strameritato il vantaggio e ora si trova invece ad inseguire. Siamo al 39esimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 1 Pescara 0, attenzione però c'è subito il contrattacco della formazione biancazzurra, Caprari in area di rigore, non riesce però a controllare il pallone che viene recuperato dalla formazione di casa. 39esimo a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Pescara 0, stella linea. Ok, intanto nuovo vantaggio del Torino, ancora Belotti, doppietta per lui. Luigi, stavamo per commentare, stavamo per dire un gran bel Pescara, beh questo gol cambia parzialmente il giudizio. Assolutamente sì, ma c'è da dire questo, che ti stavo per dire che giocare molto bene senza segnare è pericoloso, soprattutto in Serie A, quello che stava dicendo il telecronista proprio adesso. D'altra parte a questi livelli bisogna produrre gioco, ma bisogna concretizzarlo, perché altrimenti poi si rischia di subire un gol come è successo al Pescara. Però al di là degli episodi, quello che diciamo sempre, non dobbiamo valutare le partite sugli episodi ma sul gioco complessivo, e sul gioco complessivo il Pescara ha dimostrato di poter stare
in questa partita poter dire la sua. Ovviamente ora però bisognerà cercare un gol anche magari su palla inattiva. Senti, Bizzarri ha delle responsabilità secondo te? Beh, oddio, il tiro era sul suo palo, però è un tiro molto forte, voglio dire, non credo che abbia responsabilità particolari, ma ripeto, bisogna creare il gioco, bisogna continuare così. Ecco, forse la mancanza di una punta centrale di ruolo in questi casi si sente, perché magari il maggior peso in area di rigore potrebbe essere utile. Sotto questo aspetto, nel secondo tempo magari Oddo potrebbe pensare anche all'ingresso, per esempio, di Manai. Però al di là di questo aspetto della mancata concretezza, che ritengo sia l'aspetto l'unico negativo del Pescara, l'approccio è stato ottimo e la squadra insomma si esprime molto bene. No, la squadra ha una sua identità, ma era quello che era stato detto all'inizio stagione, cioè mantenere questa idea di un calcio propositivo e anche a un livello superiore come la Serie A, e fino adesso il Pescara lo ha dimostrato. D'altra parte il Sassuolo viene da una trasferta molto, molto lunga, molto difficile di Europa League, anche se conclusa positivamente, quindi diciamo, sotto l'aspetto anche atletico potrebbero pagare qualcosa i nostri avversari. Va bene Luigi, ci sentiamo più tardi per altri commenti, grazie per ora. Grazie a te. Allora, torniamo da Paolo, prima però segnaliamo che l'Atalanta è in 10 uomini espulso Carmona. Paolo, fino alla fine del tempo. Grazie Andrea, c'è un calcio d'angolo per il Pescara che ora cerca di reagire. La squadra di Massimo Oddo scioccata, beffata da questa rete di De Fel, aveva tirato in pratica nello specchio della porta una sola volta la squadra di Di Francesco con Zancan proprio nella prima parte di questo primo tempo, poi la punizione di Berardi al lato ed il gol nella prima vera occasione creata non sul calcio da fermo da parte. Ora perde un brutto pallone Zampano, c'è il contropiede del Sassuolo con una superiorità numerica della formazione in maglia nero-verde. Ancora vediamo Biondini in area di rigore, Biondini, e questo ha un cross, il controllo di De Fel che fortunatamente si mette un po' di tempo, poi il pallone del controllato recuperato dalla difesa del Pescara, ci ha messo un'eternità fortunatamente De Fel a controllare il pallone, ha permesso in un certo senso al Pescara di recuperare la sfera, ma che errore di Zampano, un contropiede con il Sassuolo che era in vantaggio di uomini, che è riuscito a mancare fortunatamente un'occasione, la conclusione a rete verso la porta difesa da Bizzarri, ma Pescara che per la seconda volta ha perso un pallone proprio quando era in possesso della sfera e ha rischiato, soprattutto in questa occasione quando se ne sono andati diversi giocatori. Paolo, 41% di possesso palla Sassuolo, 59% Pescara, praticamente siamo 16 minuti a 11 come possesso di palla. Intanto la Sampdoria è in vantaggio, ha ribaltato il risultato 2-1 con il colpo di testa di Barreto. Paolo. Sì, attenzione, c'è intanto un cross in area di rigore del Sassuolo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, c'è stata forse un'azione poi fallosa di Cristante su Peluso, vediamo se l'arbitro va ad assegnare la punizione o la semplice rimessa, crediamo che si tratti però di rimessa per il Sassuolo, dunque non c'è stato il provvedimento da parte del direttore di gara, che però è andato a richiamare Cristante che aveva un po' stintonato quando il pallone era già uscito fuori dal rettangolo di gioco il suo diretto avversario, si tratta di Peluso. Ora il Pescara mantiene il pallone quando siamo giunti all'ultimo minuto di questo primo tempo, poi solo recupero se ci sarà, perché siamo infatti al 44esimo con il Sassuolo in vantaggio per 1-0, ricordiamo il gol segnato da De Frel al 38esimo di questo primo tempo nell'unica vera occasione da rete costruita dalla squadra allenata da Eusebio Di Francesco, una beffa atroce per il Pescara, che però ha tutto un tempo, ha tutto il secondo tempo per cercare quantomeno di segnare il gol del pareggio. Pescara che ha giocato un ottimo primo tempo, direi una mezz'ora di gioco esemplare, poi c'è stato un leggero calo, è uscito un po' fuori il Sassuolo, ma al di là della punizione di Berardi al lato e del gol di De Frel ha fatto davvero poco la squadra guidata da Eusebio Di Francesco. Ora attacca il Pescara, pallone per Memuscià, il servizio di Zampano, il cross debole di Zampano, il recupero di Biondini che poi con Magnanelli va ad effettuare il rinvio del pallone
il Sassuolo che esce con Politano dalla propria metà campo, c'è un lancio, un pallone per Gionberg che viene spintonato da Berardi. A nostro avviso c'erano anche gli estremi per l'ammonizione, il signor Tagliavento di Terni invece è andato a segnalare e a fischiare solo la punizione. Vediamo che si gioca, non c'è recupero, termina il primo tempo dopo 45 minuti di gioco al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Risultato beffa per il Pescara che ha dominato ma che rientra negli spogliatoi sotto di un gol, la rete dei padroni di casa segnata al 38esimo da De Frel. Dunque squadre negli spogliatoi al Mapei Stadium con il risultato di Sassuolo 1 Pescara 0. Ricordiamo al 38esimo la rete del giocatore emiliano. È tutto per il momento dalla tribuna stampa qui dell'impianto di Reggio Emilia. Lina, che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti che può prendere fiato dopo questo primo tempo beffardo, bello ma beffardo per il Pescara che ha dominato. Abbiamo visto anche dei tweet sempre di tifosi neutrali che parlavano di risultato assolutamente immeritato per il Sassuolo. Intanto c'è un palo colpito dal Cagliari con Borriello sempre sotto, il Cagliari con la Roma, addirittura qualcuno scrive mai visto il Sassuolo così in difficoltà, Pescara show, ma sta decidendo il gol segnato da Grégoire De Frel, a nostro avviso però con la complicità di Bizzarri, non un errore gravissimo ma il tiro scoccato da De Frel per quanto potente si è infilato sul palo che era di competenza dell'estremo difensore del Pescara che probabilmente non è intervenuto con i giusti riflessi, ha soltanto sfiorato il tiro comunque potentissimo di De Frel, tiro che sta decidendo la partita. Andiamo, prima di ascoltare il prossimo ospite al telefono, andiamo a vedere i risultati della prima frazione, anche se si sta ancora giocando sia a Firenze sia a Torino. Questi però i risultati definitivi sono Lazio-Juventus 0-1, Napoli-Milan 4-2 e Inter-Palermo 1-1. Poi Cagliari-Roma 0-1, sta decidendo il rigore di Perotti al sesto minuto. Poi Crotone-Genoa 1-0 di Palladino, la rete per il Crotone, primo gol in assoluto in Serie A, gol segnato sul neutro di Pescara. Fiorentina-Chievo 1-0, rete segnata di testa da Carlos Sanchez. Sampdoria-Atalanta 2-1, Atalanta in vantaggio con Chessi, poi pareggio sul rigore di Quagliarella, Atalanta che resta in 10 per espulsione di Carmona e subisce la rete del sorpasso firmata da Barreto. Sassuolo-Pescara 1-0, rete di De Frel. Torino-Bologna 2-1, doppietta di Belotti inframmezzata dal momentaneo pareggio di Taider, e poi Udinese-Empoli 1-0 con la rete in apertura di Felipe. Si continua a giocare a Firenze, sono stati concessi 4 minuti di recupero e ne sono stati giocati 2, l'unico campo su cui si sta giocando in questo finale di primo tempo. Io intanto vado a salutare Luca Pennese. Buonasera Luca. Ciao Andrea, un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci seguono da casa. Che bel Pescara, ma che beffa. Sì, sì, c'è grande amarezza perché è un risultato più bugiardo di quello che stiamo vedendo in questa serata di fine estate. Davvero faccio fatica a ricordarlo, un padrone di Pescara che non faccio fatica a definire padrone del campo, beffato nell'unica mezza indecisione commessa. Peccato perché il Pescara davvero per 20-25 minuti si dice ha messo le giostre al Mapei Stadium, tant'è che si è sentito, non so se probabilmente tu, non so se lo senti anche tu, di Francesco dire stiamo dormendo, ma dissento da questa affermazione perché secondo me è davvero il Pescara che stava giocando benissimo. Peccato non aver finalizzato, e poi purtroppo ci sono giocatori importanti dall'altra parte, non è il caso che il Sassuolo abbia portato in alto il colore dell'Italia in giro per l'Europa, e De Frel con l'unica mezza palla avuta a disposizione ha trafitto Bizzarri. Sono d'accordo con Senti, Bizzarri quanto è colpevole secondo te? Sì, se è colpevole. Sì, sì, ero lì che volevo arrivare. Sono d'accordo con te, Bizzarri che all'esordio aveva strappato applausi, in questa circostanza secondo me poteva essere un po' più reattivo. Ci sta perché comunque la conclusione era da distanza non grande, da distanza ravvicinata, però
Hai detto benissimo tu, era sul suo palo, lì poteva fare qualcosa di più, peccato. Senti, serve però più cattiveria sotto porta, sembra quasi banale sottolinearlo dopo un primo tempo del genere, ma è chiaro che è una squadra che deve crescere sotto questo profilo, cioè concretizzare, avere più cinismo. Sì, sì, manca, secondo me mancano un po' di centimetri. Io è vero, è verissimo che il Pescara ha dominato, però poi quando si arriva al momento del dunque i centimetri possono servire. Peccato, io credo che in panchina ci siano delle risorse, il mister Massimo, che stiamo rivedendo l'immagine clamorosa, il gol fallito dopo un minuto da Caprari. Più bravo Consigli o più ingenuo sì, Caprari, anche se poi non ha calciato male? No, però lì fa gol, lì l'attaccante con la maiuscola fa gol. Quello che ha il gol nel sangue la mette dentro da 4 metri, non puoi fallire. È vero che Consigli ha avuto un grande riflesso, ma lì l'attaccante vero fa gol e Caprari non lo è di fatto un attaccante, è una seconda punta, può diventarlo, poi è un giocatore di grandissime doti tecniche, però lì gli è mancata quella freddezza lì. L'attaccante vero magari tira meno forte, ma la mette un metro più in là dove Consigli non può arrivare, peccato. L'ultima notazione prima di riprendere la linea, potrebbe essere il momento, visto che c'è curiosità, di Buyback, che è arrivato in settimana? Beh, credo di sì, credo che potrebbe avere qualche minuto. Io politicamente non sono molto favorevole al suo ingresso adesso, perché comunque ci sono magari giocatori che hanno lavorato con questa squadra da metà luglio, quindi magari se fossi in Manai e mi vedessi scavalcato da Buyback, sì, qualche amarezza la potrei provare. Credo, certo, che vanno inseriti gradualmente questi nuovi acquisti, quindi io oggi in questo momento all'inizio magari metterei Manai davanti e poi magari anche Buyback a supporto al posto di una mezza punta, poi questi sono fortunatamente problemi del mister. La scelta è di Oddo. Va bene Luca, ci sentiamo più tardi, grazie. A dopo, ciao. Grazie. Allora, su segnalazione della regia, torno da Paolo Renzetti a Reggio Emilia. Perché vai, Paolo? Bravo. Sì, grazie Andrea. Siamo qui ancora in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ci ha raggiunto un grido ospite che ringrazio, il direttore sportivo del Teramo, Fabio Lupo, a cui chiedo subito un giudizio su questo primo tempo. Primo tempo è il bello e il brutto del calcio. Una squadra ha dominato la scena sotto tutti i profili, ha creato occasioni in continuazione, ha dimostrato grande facilità di palleggio, di costruzione di gioco, e poi gli avversari con la prima occasione che hanno avuto hanno trovato il gol e sono in vantaggio. È una sconfitta in questo momento qui immeritata, credo che il Pescara però debba continuare a giocare su questi profili che gli permetteranno secondo me sia di rientrare in partita questa sera, ma soprattutto di continuare a fare un campionato di livello. Direttore, quando in Serie A si hanno delle azioni, purtroppo non si riescono a concretizzare, poi succede spesso purtroppo che si viene puniti alla prima occasione, e questo è successo alla formazione di Massimo Oddo. Sì, purtroppo paghi dazio anche in termini di esperienza, però veramente rimproverare qualcosa a questi giocatori in questo momento qui mi sembrerebbe veramente non opportuno. Io credo che debbano continuare a giocare così, lo stanno facendo con grande serenità, con grande qualità, speriamo che possano raccogliere i frutti di questa splendida partita che stanno giocando. Nella prima mezz'ora un Pescara davvero incredibile, sontuoso, 3-4 occasioni da rete, e Sassuolo che non riusciva quasi a superare la propria tre quarti di campo. No, Pescara padrone assoluto del campo, ma mi permettete anche di sottolineare che il Pescara è stato bello dentro il campo ma anche fuori, perché secondo me la tifosia del Pescara nel primo tempo è stata spettacolare, mi ha veramente commosso, che hanno fatto un tipo pulito, bello, caldo, Pescara bello è dentro, fuori e dentro il campo. Prima di dare la linea ad Andrea Costantini, perché dico ad Andrea che il direttore ha l'auricolare, quindi può sentire eventuali domande, ne faccio io una al direttore. Parlando dell'inizio del campionato del Teramo, ieri c'è stata questa sconfitta in casa del Lumezzane, preoccupato, un risultato che comunque alla prima giornata non è che cambia chissà che, però probabilmente ci si attendeva qualcosa di più dal Teramo ieri.
No, dispiaciuto, non preoccupato. Dispiaciuto sì, perché volevamo partire con il piede giusto, avevamo fatto un precampionato secondo me con delle che davano delle sensazioni molto, molto positive, e invece la prima di campionato ci ha dato un risultato negativo, un pochettino anche la prestazione non è stata all'altezza del precampionato, ma non sono preoccupato, continuo a essere fiducioso che presto ci rialzeremo e ritorneremo ad essere quello che siamo stati in questa prima parte nel precampionato. Andrea, ecco, io volevo chiedere questa cosa al direttore Fabio Lupo, se l'ultima settimana di mercato, gli ultimi giorni di mercato porteranno in dote nel Teramo altri giocatori alla corte di Lamberto Zauli, non so, un attaccante, un centrocampista, cosa succederà? Stiamo lavorando per colmare un po' da un punto di vista numerico la lacuna lasciata da Amadio, seppur con giocatore probabilmente di caratteristiche differenti. Poi monitoreremo nel reparto intensivo, chiaramente no, poi monitoreremo il mercato, se ci sarà l'occasione giusta certamente il presidente non ci farà sfuggire l'occasione per poter migliorare ulteriormente questa squadra, ma noi siamo già assolutamente soddisfatti dell'organico a disposizione, pur ripeto, pur con il dispiacere della sconfitta di ieri. Va bene, grazie al direttore sportivo Fabio Lupo, direttore sportivo del Teramo, grazie a Paolo Renzetti. Dobbiamo tassativamente rientrare, andare in pubblicità, perché tra pochissimo sarà secondo tempo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Pescara. Allora, linea a Maurizio Daguin in regia. Dunque, tra pochissimo il secondo tempo, Sassuolo e Pescara sono già in campo, si stanno ridisponendo per i secondi 45 minuti, il Pescara cerca il pareggio, sarebbe un risultato meritato alla luce di quanto visto nel primo tempo, Pescara che ha dominato, meritava il vantaggio la squadra di Oddo e invece in vantaggio è andata quella di Eusebio Di Francesco. Possiamo mettere in sovrimpressione la schermata, sono iniziati i secondi tempi a Genova, Sampdoria Atalanta 2-1 e a Udine, Udinese Empoli 1-0, stanno per iniziare anche le altre partite, i secondi tempi delle altre partite. Non so se è pronto Paolo Renzetti per il ripristino delle ostilità a Reggio Emilia. Paolo. Grazie Andrea, mi dà la linea mentre inizia il secondo tempo, dunque perfetta sincronia tra lo studio e qui il Mapei Stadium, il secondo tempo iniziato da 5 secondi, si riparte dall'1-0 in favore del Sassuolo, non ci sono state sostituzioni, dunque si riparte con gli stessi 22 del primo tempo e con il Sassuolo che si schiera con il 4-3 con Consigli in porta, Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Peluso in difesa, Biondini, Magnanelli, Dancan a centrocampo, Berardi, De Frelle, Politano in attacco, risponde il Pescara con il 4-3-2-1, Caro a Massimo Oddo e con Bizzarri in porta, Zappano, Gionber, Campagnaro e Biraghi in difesa, Memusciai, Brugman e Cristante a centrocampo, Verre e Benalì sulla tre quarti con Caprari unica punta di ruolo. Dirige l'incontro, lo ricordiamo, il signor Tagliavento di Terni che ha ammonito due giocatori, uno per parte Acerbi nel Sassuolo e Brugman nel Pescara. Ricordo la rete che fino a questo momento sta decidendo la gara, segnata al 38esimo del primo tempo dai padroni di casa con De Frelle. C'è intanto un calcio d'angolo per la formazione allenata da Eusebio Di Francesco. Ancora qualche attimo la battuta di Biondini, pallone in area di rigore, c'è una carambola, poi pallone che viene rinviato in qualche modo dai giocatori del Pescara, ancora Dancan il primo a portarsi sul pallone, c'è questo tiro, questo cross che va a creare qualche difficoltà alla difesa del Pescara con Benalì che va a deviare il pallone in fallo laterale, un fallo laterale regalato se così possiamo dire alla formazione di casa, perché il pallone stava per uscire dalla linea di fondo campo, invece evidentemente Benalì pensando potesse arrivare qualcuno ha deviato il pallone in fallo laterale, battuta la rimessa con le mani dalla formazione di casa, con la sfera poi controllata dopo un rimpallo dal portiere Bizzarri. Sono tornati a fare un gran tifo, lo ha sottolineato anche il direttore sportivo del Teramo Fabio Lupo nel corso dell'intervista che vi abbiamo proposto prima della pausa pubblicitaria. Fabio Lupo che ha detto di essere rimasto anche commosso, e credo che sia il termine giusto,
dal grande entusiasmo dei tifosi del Pescara. Attenzione, Mille Sassuolo in avanti, Duncan, il tiro ribattuto, ha iniziato evidentemente con un piglio diverso il secondo tempo, la formazione in maglia nero-verde evidentemente, aggiungiamo e ripetiamo ancora che Eusebio Di Francesco, nonostante il vantaggio, avrà catechizzato a dovere i suoi ragazzi, per nulla contento del primo tempo della sua squadra. Intanto ancora il Pescara per un'attacca sul settore di sinistra con Cristante, ancora Cristante, il Levanti, sì, Cristante che sbaglia però il servizio per un compagno, può ripartire in avanti il Sassuolo con Berardi, ancora Berardi sulla tre quarti di campo, supera due tre avversari, termina a terra e c'è il calcio di punizione in favore della squadra allenata da Eusebio. Senti Paolo, tra Manai, sì, Pepe e Baybek c'è qualcuno che si sta scaldando? No Andrea, non vediamo giocatori del Pescara fare riscaldamento qui, almeno sotto la nostra postazione, ma non ce ne sono, perché vediamo che si sta scaldando un solo giocatore e porta i pantaloncini neri ed è ovviamente della formazione di casa che questa sera gioca con una tenuta nero-verde. Non ci sono giocatori del Pescara che si stanno scaldando, almeno per il momento, almeno per quello che riusciamo a vedere noi qui dalla tribuna, siamo piuttosto distanti dal campo. Attenzione, pallone in area di rigore del Pescara, l'uscita dopo questo pallone vagante del portiere Bizzarri che ha già rimesso la sfera in gioco, attacca subito il Pescara, settore di destra con Benalì, termina a terra, c'è il fallo, c'è danni, calcio di punizione comandato dal signor Tagliavento di Terni, che ricordiamo dirige questa partita, coadiuvato da Gava di Conegliano e Costanzo di Orvieto, quarto uomo, Pasti di Gubbio, arbitri di porta, Mariani di Aprilia e Illuzzi di Molfetta. Pescara che attacca sul settore di destra, Memusciai, il pallone per Verre, poi in area di rigore il colpo di tacco per Memusciai, il Pescara, Benalì, Benalì in area di rigore, non riesce Benalì a tirare perché ha cercato di superare un avversario quando doveva probabilmente andare direttamente alla conclusione in porta, e sfuma un'altra occasione per il Pescara che continua ad attaccare. Quinto minuto della ripresa, ancora un cross in area di rigore, l'anticipo di Gazzola su Verre che però ha recuperato il pallone, ancora Verre in area di rigore, il tiro, la ribattuta, poi un rimpallo di Gazzola e la parata del portiere Contigli. 5 minuti di gioco a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Pescara 0, a te Andrea. Grazie, grazie. Dunque il Pescara continua a spingere, lo fa anche in questo inizio di ripresa. Raddoppio della Roma con Strootman a Cagliari. Cagliari 0, Roma 2. Un gol anche significativo, quello segnato dal centrocampista olandese che vuole così dimenticare i tanti infortuni della sua esperienza capitolina. Ma vediamo come vanno le cose a Pescara. Crotone Genoa. Andiamo da Alessio Giancristoforo. Alessio. Andrea, è iniziata da praticamente 5 minuti il secondo tempo di Crotone contro Genoa, sempre 1-0 per la squadra di Davide Nicola, il marcatore palladino, lo ricordiamo nella prima frazione di gioco. Il Genoa ha chiuso in avanti, ma è stato superlativo l'estremo difensore dei calabresi Marco Festa, classe 90, che in un paio di circostanze ha neutralizzato due in serie targate da Leonardo Favoletti, la prima con una conclusione di contropalto. Intanto il Genoa che raggiunge il pari in questo avvio di ripresa, subito dunque istantaneo il pari della squadra ligure dopo 5 minuti e 20 secondi nel corso della seconda frazione di gioco. Siamo al punto al quinto minuto, dunque la squadra di Juric raggiunge il pari, quindi pareggio del Genoa. Sì, sì, assolutamente sì, il pareggio è arrivato qualche istante fa, che si ha marcato per la squadra del Genoa questa rete, insomma 1-1, ma ricordiamo il Crotone aveva giocato bene, molto bene la prima frazione di gioco, poi era tornata la squadra di Juric e appunto proprio qualche istante fa O è un gol di un giocatore genuano o un autogol, potrebbe essere stato Gakpé a realizzare la marcatura oppure autogol di Rosi. Sì, qui danno il gol a Gakpé, però sì, non escluderei anche che si possa trattare di autogol di Rosi nel tentativo di anticipare proprio il calciatore genuano che era entrato nel corso dell'intervallo. Esatto, proprio così, aveva sostituito l'argentino Campos, dunque si è subito fatto vedere almeno in fase propositiva il francese del Genoa che
poi con l'ausilio delle immagini vediamo se il gol è completamente da attribuire a lui o comunque ci sia stata una deviazione. Sta di fatto che questo non conta, perché quello che conta è il pari del gesto, 5 minuti della ripresa. Andrea, 7 minuti, 1-1, a te la linea. Eh sì, dunque grazie al tuo racconto abbiamo vissuto proprio in diretta il pareggio del Genoa con il Crotone a Pescara, Crotone che stava facendo bene, probabilmente il Genoa non meritava fino in fondo questo pareggio, però è arrivato ed è stata positiva la mossa di Ivan Juric, che ha inserito Gakpé, che ha segnato o quantomeno propiziato questo gol dell'1-1, peraltro un'azione ispirata da un'apertura di Leonardo Pavoletti che ha dato l'azione di Ncham sulla destra, il cross basso e la correzione sotto porta di Gakpé o comunque del crotonese Rosi. Torniamo da Paolo Renzetti per altri 4 minuti. Paolo. 9 minuti di gioco nel corso della ripresa, Sassuolo 1, Pescara 0, attacca la formazione di casa, Biondi all'indietro di testa per Berardi, ancora Berardi controlla il pallone, sicuramente il migliore in campo, il tiro di Berardi, pallone che termina di un soffio sopra la traversa, pericolosa la formazione di casa con Berardi, quando siamo giunti al 9° minuto, tiro davvero insidioso di Berardi con il pallone che termina di poco alto. Andrea, mi chiedevi se avevano iniziato il riscaldamento dei giocatori del Pescara, sei stato accontentato perché da un paio di minuti si sono alzati dalla panchina dove si trova Massimo Oddo due giocatori del Pescara, si tratta di Simone Pepe e di Bakeback. Intanto il Pescara recupera un pallone sulla tre quarti, attacca con Caprari, pallone sulla destra per Zampano, tre avversari su di lui, Zampano controlla il pallone, serve all'indietro ancora Caprari, il pallone che poi viene fatto girare per linee orizzontali, termina sui piedi di Cristante, pallone, il cross in area di rigore, il colpo di testa di Acerbi che allontana, poi è Gazzola che perfeziona il rinvio, ma il Pescara che è andato a recuperare il pallone nella zona dell'anello di centrocampo, attacca la formazione biancazzurra con Campagnaro che cerca un improbabile controllo nella zona della tre quarti, perde il pallone, poi la sfera dalla parte opposta dopo un rinvio dei padroni di casa è stata rinviata dal portiere Bizzarri e poi il colpo di testa di Cannavaro all'indietro, anzi scusate, di Acerbi all'indietro per il portiere Consigli. Quindi sono Paolo, Pepe e Bajbek si stanno scaldando. Pepe e Bajbek si stanno scaldando per il Pescara e quindi probabilmente... Diceva prima Luca Pennese, Paolo, che qualora fosse entrato Bajbek, quale sarebbe stato il pensiero di Ray Manai, che è un giocatore che praticamente è al Pescara dall'inizio della stagione della preparazione? Sarebbe interessante capire cosa potrebbe passare per la testa dell'attaccante albanese, però è anche vero, dobbiamo aggiungere questo aspetto, che quando parliamo di Manai parliamo di un giocatore di 19 anni. Intanto c'è il raddoppio del Genoa con Pavoletti, Crotone 1, Genoa 2. C'è da dire che Manai ha la sua prima esperienza in una Serie A, in una squadra al di là delle quattro presenze collezionate con l'Inter, ma lui in quel caso giocava nella primavera, questa volta è nell'orbita di una prima squadra. E il pedigree di Bajbek comunque, che è un giocatore del 93, che ha 4 anni in più, è un pedigree comunque di livello superiore. Peraltro, insomma, è un giocatore su cui il Pescara ha anche investito. E quindi, insomma, potrebbe entrare sin da subito Bajbek anche, diciamo così, pregiudicando un po' la posizione di Ray Manai. Mentre affrontiamo il collegamento con Alessio Giancristoforo, non so se vuoi aggiungere qualcosa su queste considerazioni, se le condividi soprattutto, Paolo. Ma sicuramente, perché Manai è una punta su cui il Pescara comunque vuole fare affidamento, vorrebbe fare affidamento. È chiaro che parliamo di un giocatore di 19 anni che aveva anche fatto vedere delle buone cose nella partita di Vicenza, per esempio in precampionato. È chiaro che le partite, le amichevoli sono una cosa, il campionato di Serie A un'altra. È ovvio che se dovesse entrare Bajbek, come crediamo, perché si sta scaldando al posto di Manai, qualche pensiero non bellissimo Manai potrebbe farlo, il giocatore albanese connazionale di Memushai, che crediamo stia scalpitando per poter entrare in campo. Invece fino a questo momento a scaldarsi è un altro compagno, l'attaccante mandato da Verratti, Jean-Christophe Bajbek.
Sì, Jean-Christophe Bybeck, l'attaccante mandato, raccomandato al Pescara e incoraggiato a spostarsi in terra d'Abruzzo proprio da Marco Verratti. Allora Andrea, sono 13 minuti di gioco nel corso della ripresa, ora il gioco ristagna a centrocampo, dunque io approfitterei per darti la linea, eventualmente spostarci a seguire Crotone Genoa. Sì, sì, proprio così Paolo, torniamo tra pochissimo da te, andiamo a prendere questo aggiornamento da Alessio Giancristofaro che sarà, immagino, cuore rossonero, quale sarà contento di questo gol del Genoa? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, l'aveva controllato benissimo Clayton, ma lo conosciamo benissimo altrettanto, Leonardo Pavoletti che ha un primo... pallone giocabile con il suo pezzo migliore, il colpo di testa non ha lasciato il campo a festa, dunque risultato ribaltato per la squadra ligure 2-1. Beh, meritato questo vantaggio del Genoa, Alessio? È stato fortissimo il Genoa almeno in questi primi 12 minuti della ripresa, poco ha fatto il Crotone che nella prima pressione di gioco almeno per 40 minuti buoni aveva messo in seria difficoltà la squadra di Juric, ma comunque l'approccio a questa seconda pressione di gioco è stata molto ben decisa e determinata dalla squadra rosso-blu ligure che in 10 minuti in pratica e di meno ha cambiato le sorti di questa contesa e adesso è piuttosto disorientata la squadra di Nicola che ha perso poi i punti di riferimento e il Genoa cerca di ripartire subito repentinamente, di farsi vedere dalle parti di testa. Dunque vantaggio meritato per il Genoa almeno per l'approccio di questa seconda partita di gioco, c'è anche da dire che l'innesto di Gapke e questo colpo di testa chirurgico di Pavoletti hanno avuto una percentuale realizzativa del 100%, dunque due occasioni nitide, due gol, meglio di questo non si può chiedere alla squadra di Juric almeno in questi 14 minuti della seconda parte di gioco. 2-1 per il Genoa contro il Crotone. Bene, la firma di Pavoletti dunque per il vantaggio del Genoa. Intanto andiamo con le schermate perché ci sono altri gol da segnalare. Il Cagliari dimezza il distacco con la rete di Borriello. Cagliari 1, Roma 2, mentre allunga il Toro 3-1 sul Bologna. La firma di Martinez che è entrato in campo nel primo tempo al posto di Ljajic. Altra partita iniziata da Ljajic, ma ancora una volta i fastidi muscolari impediscono al giocatore ex Fiorentina e Inter di portare a termine addirittura il primo tempo, però buon per Mihajlovic che dalla panchina ha pescato Martinez per la rete dunque del 3-1 del Torino. Torniamo a Reggio Emilia con Paolo Renzetti per 4 minuti. Paolo. Sì, sono 16 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 15:20 sul nostro cronometro, sedicesimo in corso, sempre 1-0 per il Sassuolo. Nel periodo non collegato, un'azione pericolosa del Pescara con una conclusione di Verre dall'interno dell'area di rigore ed il pallone respinto ancora da Consigli, sicuramente il migliore in campo con Berardi per quanto riguarda la formazione in maglia nero-verde. Questo a testimonianza di come il Pescara questa sera di azioni ne abbia davvero costruite e create tante. Ora è il team di Eusebio Di Francesco che cerca di attaccare, va a guadagnare una rimessa laterale con Biondini, l'ex giocatore del Cagliari che si appresta ad effettuare la rimessa, poi lascia l'incombenza a Gazzola, Gazzola che rimette il pallone in gioco, pasticcia un po' la squadra di Eusebio Di Francesco ma riesce a mantenere il possesso di palla con Magnanelli, ancora il pallone per Biondini, si allunga il pallone Biondini, poi entra anche a nostro avviso maniera fallosa su un avversario, si continua a giocare per la regola del vantaggio con il Pescara che cerca di portarsi avanti con il povero Benalì che sta giocando in tutte le zone del campo, non crediamo possa continuare a correre come un matto fino al 90esimo, ce l'auguriamo, sarebbe davvero incredibile. Sta per giungere l'ora di Bybeck, Paolo? Sì, sta per giungere l'ora di Bybeck perché si è tolto la tuta, si è tolto la parte superiore della casacca d'allenamento, se così possiamo dire, dunque è pronto ad entrare sul terreno di gioco, vedremo chi abbandonerà il campo e quale sarà poi eventualmente il nuovo assetto del Pescara. Intanto c'è un lancio nella zona di Caprari che viene anticipato, poi ancora il Pescara
c'è però la posizione di offside proprio del giocatore in maglia bianca e azzurra, il gioco viene fermato e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Tra poco ci sarà, Andrea, ti dico anche una sostituzione in casa emiliana, anzi crediamo che il primo ad entrare sul terreno di gioco sarà un giocatore del Sassuolo, si tratta di Ragusa, un altro ex del Pescara, maglia numero 90 per Antonino. Colpo Ragusa di scena, Paolo, con sì, Matri, Falcinelli scena a disposizione, tocca all'ultimo arrivato, due giorni fa, Ragusa. Sì, Ragusa, Antonino Ragusa, lo scorso anno a Cesena, è pronto ad entrare sul terreno di gioco, probabilmente potrebbe essere De Frele il giocatore che abbandona il campo. Attenzione, pallone per il Sassuolo, c'è questo traversone, rischiano il pasticcio Campagnaro e Gionberg, questo traversone del numero 25 Berardi, ancora il Sassuolo, un mezzo pasticcio della difesa del Pescara, ancora questo cross, poi smorza di petto il pallone Zampano per il portiere Bizzarri, che ha già rimesso il pallone in gioco per lo stesso Zampano, il giocatore di origine ligure che lascia a Memusciai, si porta in avanti la squadra allenata da Massimoddo. Sono pronte le due sostituzioni, entreranno in campo Christoph Beckbeck per il Pescara e per la formazione di casa in campo Antonino Ragusa. Siamo pronti dunque per vedere, ecco qui la doppia sostituzione, una per parte. Allora nel Pescara, scusate, nel Sassuolo esce con la maglia numero, vediamo un attimo, c'è un po' di confusione con le lavagnette perché si è illuminato un numero di un giocatore. Intanto Paolo, in ancora campo. Pavoletti, Crotone 1, Genoa 3, crolla la squadra di Nicola. Sì, crolla la squadra di Nicola, allora vediamo un attimo chi esce nella, mi sembra Politano? Sì, dovrebbe essere Politano, sì, Politano entra Ragusa, nel Pescara entra, esce Penalì ed entra Beckbeck. Avevo detto, Andrea, che Penalì non poteva giocare a questi livelli per tutti i 90 minuti, non ce la fa più il giocatore libico e dunque entra in campo Beckbeck. Dunque siamo giunti al 20° minuto nel corso di questo secondo tempo, in campo Beckbeck per il Pescara al posto di Benalì e intanto c'è un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Massimo Oddo e dunque manteniamo la linea qui dal sì. Mapei Stadium e segniamo intanto anche sul nostro taccuino le due sostituzioni in campo, Ragusa per Politano nel Sassuolo e Beckbeck per Benalì e Pescara. Inutile sottolineare, lo facciamo ancora una volta, che sembra di giocare allo stadio Adriatico se non ci trovassimo invece in terra emiliana, perché il Pescara si sentono solo e davvero i grandi tifosi biancazzurri che meriterebbero, solo per il tifo che stanno facendo, solo per il grande attaccamento ai colori sociali che hanno dimostrato anche questa sera sobbarcandosi questa trasferta in orario serale. Calcio di punizione per il Pescara, pallone nel rigore, l'uscita con i pugni di Consigli che riesce ad allontanare il pallone, poi Biondini, ma ancora il Pescara che attacca sul settore, poi c'è un tocco forse di un giocatore del Sassuolo che rinvia il pallone, spera che termina il fallo laterale, ma c'è il fischio del direttore di gara che comanda un calcio di punizione in favore del Sassuolo, 21° okay. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 1 Pescara 0. A te, Andrea. Grazie, grazie. Torniamo da Francesco Di Francesco. Allora, Francesco, che valutazione dare a questa prestazione finora del Pescara? Beh, non è la prestazione brillante del primo tempo, però io non vedo gli estremi per meritare una sconfitta, anzi ci sono stati alcuni momenti anche nella ripresa che Pescara ha giocato allo stesso livello, se non meglio, del Sassuolo, che ha trovato energie dal gol del vantaggio e poi dal riposo. Vorrei anche ricordare... Attenzione Paolo! Il raddoppio del Sassuolo è stato il numero 25 della formazione di casa, sì. Si tratta di Berardi che mette il pallone in rete dopo una respinta della difesa. Che gol! È stato Berardi a mettere il pallone in rete con un tiro, pallone, conclusione al volo, pallone che termina all'incrocio dei pali. Dunque cambia ancora il punteggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 2 Pescara 0, il gol di Berardi. A te la linea, Andrea.
Grandissimo gol sinistro, sì, di prima intenzione da grandissimo calciatore qual è, sì, sì, Berardi, sì, sì. E il Sassuolo, Francesco, studia, sì, da grande squadra, perché Berardi, se vince con questo cinismo una partita come quella contro il Pescara, vuol dire che questa squadra può insediarsi anche ai vertici del campionato. Che dici? Beh, d'altronde questi hanno fatto il turno preliminare di Europa League perché hanno chiuso alle spalle delle grandi e davanti a Inter e Milan, quindi possono solo confermarsi. Certo, se dovessero migliorare la posizione dello scorso anno significherebbe Europa League di diritto, se non addirittura il turno preliminare di Champions. Guarda Francesco, per come stentano le grandi o presunte tali del campionato italiano, Andrea, una squadra come Sassuolo può anche pensare, sì, ad un terzo posto, perché no? Può ambire a tutto, però alla lunga, e poi torniamo al nostro orticello del Pescara, alla lunga l'Europa League ti sfianca, perché sono tante, sì, partite, il Sassuolo non è abituato, io non ho seguito bene, quindi non so l'organico del Sassuolo, ma se non hai 22-24 giocatori tutti allo stesso livello o quasi, dopo cominci a sbandare. Comunque, se la sconfitta per 1-0 era pesante per il Pescara, questo è il mio modo di vedere, il 2-0 è fuori di ogni logica, perché sull'1-0 un po' di minuti fa c'è stato quell'altro intervento di Consigli sul tiro ravvicinato di insomma Pescara, il Pescara ha giocato molto bene il primo tempo. Io sul primo gol stendo un velo pietoso e non voglio prendere posizione né questa sera né domani sera, trasmissione di Enrico Rocchi Replay, perché io sul dribbling in area subito da Bjornberg ci può stare, perché l'attaccante è bravo, se no allora gli attaccanti mica sono sempre più bravi i difensori, quindi in quel caso è stato bravo De Frel nel dribbling stretto su Bjornberg. Io però poi c'ho la mia tesi: quando il portiere prende il gol sul primo palo, lo abbiamo sottolineato, noi, Francesco, lo abbiamo sottolineato il gol sul, sono d'accordo con te, o su punizione, pure se calcio del Piero, Messi, Maradona, Platini, chi vi pare piace, quando prendi gol sul tuo palo, in quel caso ancora più grave, il portiere un po' di responsabilità c'è, però può succedere, per l'amore di Dio nessuno con questo sta dicendo che Bizzarri non sia un bravo portiere, diciamo che forse è rimasto sorpreso da quel tiro, tra l'altro in piena area, quindi abbastanza ravvicinato di De Frel. Ma io, mi sembra che il Pescara esca almeno per adesso a testa alta da questa partita, e niente, e vediamo come va a finire, perché tante volte un gol può riaprire un, adesso c'è stato un altro bel tiro in diagonale da parte di Beibeck, come che si chiama questo qua, vabbè, noi lo possiamo chiamare lo stesso modo. Beibeck, Francesco. Beibeck, appena entrato in area, ha calciato, la palla non è terminata neanche tanto fuori dalla portata di Consigli, un metro forse, anche qualcosina, sì, di più. Beh, certo, insomma, che il gioco va bene, i tre piccoli vanno bene, va bene tutto, però devi avere la forza di concretizzare, forza che puoi ottenere crescendo partita dopo partita, e comunque è un Pescara che lascia, a mio modo di vedere, ancora aperto a qualsiasi discorso positivo e quindi all'ottimismo. E bisogna essere, tra l'altro, credo, orgogliosi di come gioca questa squadra il primo tempo, ma anche la ripresa. Per chiudere questo collegamento, sicuramente il Pescara dimostra di esserci come qualità del gioco, però va detto che la scorsa partita contro il Napoli, che viene da un secondo posto, poi il Sassuolo, che è una squadra da Europa League, quindi bisogna anche pesare questi giudizi sulla qualità notevole dei due avversari. È anche vero che il Pescara ha subito
per ora 4 gol in neanche due partite, quindi è evidente che lì dietro qualcosa bisogna registrare, anche perché ci sono errori di squadra ma anche errori individuali, come è stato quello di Coda nel secondo gol di Mertens domenica scorsa, come è stato ad esempio quello di Bizzarri in occasione del primo gol di questa sera di De Frel. Diciamo che l'errore di Coda è un infortunio che nella carriera di un giocatore ti capita magari una sola volta. È andata male a Pescara, che gli è capitato a Coda quando appunto indossava la maglia del Pescara domenica scorsa contro il Napoli, e l'errore questa sera, errore, diciamo il riflesso tardivo, ecco, diciamo così, di Bizzarri ci può stare, vale per qualsiasi portiere. Poi hai preso due gol dal Napoli e da un giocatore come Mertens, e questa sera il quarto gol delle due partite è stato... Sono due squadre forti. Esatto, un gran gol di Berardi, insomma. Ecco, io credo che ci si sarebbe dovuti preoccupare di molto se il Pescara avesse preso due sconfitte e magari due bambole, come si diceva una volta quando ero piccolo io. Adesso non so se si dice ancora così, ossia una squadra che magari avrebbe lasciato grossi dubbi sul piano della tenuta fisica, tecnica e tattica. Il Pescara sotto questo aspetto mi sembra che stia dando buone garanzie per una stagione che è proprio all'alba, siamo appena alla seconda di campionato. Va bene, adesso Francesco, grazie. Adesso sta entrando Manai. Sì, per Memusciai. Di Memusciai, sì. Eh sì, anche la scorsa domenica il cambio medesimo tra i due albanesi del Pescara, fuori Memusciai, dentro Manai, era successo anche contro il Napoli. Grazie a Francesco Di Francesco. Torniamo da Paolo Renzetti, prendendo nota dunque di questo cambio nel Pescara e purtroppo di questo parziale che in questo momento è piuttosto pesante per la squadra di Massimo Oddo. Un altro cambio. Sono due Andrea le sostituzioni in casa biancazzurra, perché è entrato Manai al posto di Memusciai, ma ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco anche Mitrita, il romeno Mitrita, al posto di Brugman. Dunque tre sostituzioni effettuate dal tecnico del Pescara, ce n'è stata anche una, la seconda. Debutto in A per Mitrita, Paolo. Debutto in A per Mitrita. E nel Sassuolo in campo Matri, che era dato per titolare dall'inizio di questa partita. Matri che ha preso il posto di De Frel, che è stato costretto ad abbandonare il campo per i crampi. Dunque due sostituzioni nel Sassuolo, tre nel Pescara. E gara che sta vedendo la disputa dell'ultimo quarto d'ora. Intanto non scatta il contropiede della formazione biancazzurra. Purtroppo Pescara che questa sera, Andrea, ne parlavamo prima, ne parlavi anche con Francesco Di Francesco, ha costruito, attenzione, tante occasioni, attacca il Sassuolo, pallone per Politano in area di rigore, il tiro dell'ex pescarese con il pallone che termina sopra la traversa. Dicevo, Pescara bello nella prima ora di gioco, direi molto bello soprattutto nella prima frazione, nel primo tempo. Pescara che però è apparso piuttosto leggero in attacco, tant'è vero che sono state tante le occasioni costruite, ma fino a questo momento nessun gol all'attivo. Ora intanto pallone in area di rigore per Manai, che non riesce a recuperare, a toccare la sfera, e dunque può la difesa del Sassuolo rinviare. È ancora la formazione biancazzurra che attacca quando mancano 14 minuti al termine di questa gara, più recupero con il Sassuolo che conduce per 2-0 in virtù delle reti realizzate nel primo tempo da De Frel in questa ripresa. Da Berardi, 38esimo del primo tempo, il 1-0 di De Frel, 22esimo della ripresa, il raddoppio di Berardi per il Pescara. 4 gol al passivo fino a questo momento in due giornate, non sono un biglietto da visita bellissimo per questa difesa, che comunque presenta questa sera giocatori esperti come Campagnaro, per non parlare del portiere Bizzarri, e poi Gyomber, che è un giocatore che ha disputato anche gli europei, oltre a Biraghi e Zampano, che sono giocatori che comunque potrebbero sicuramente, ci auguriamo, far bene in questo torneo. Ma evidentemente quando si subiscono 4 gol in due giornate, e come dicevi tu, Andrea, intanto attenzione, c'è un pallone in area di rigore del Sassuolo con Manai che salta a vuoto, ma ancora la formazione biancazzurra che attacca. Pescara
attaccato in pratica per tutta la partita, ma fino a questo momento non è riuscito a mettere il pallone in rete. Il Sassuolo con 3 tiri e mezzo in porta è riuscito a segnare, ecco, 2 reti. Intanto Baybeck che si allunga, diciamo, il pallone. Sì Paolo, diciamo che sempre queste valutazioni vanno tarate alla forza notevole delle due avversarie che ha avuto il Pescara in questo inizio di campionato, però cosa può venire fuori come lezione per la squadra? Che va bene giocare bene, poi però bisogna fare i conti anche con la qualità e il cinismo degli avversari, quindi è sicuramente lodevole l'approccio del Pescara e magari frutterà anche diversi punti con avversari più alla portata, però è altrettanto evidente che in questo campionato per raggiungere l'obiettivo della salvezza e giocare bene in 38 partite, comunque ottenere questo traguardo in 38 partite, molte volte bisognerà essere anche sporchi e cattivi, cioè propensi alla battaglia, saper soffrire e saper mettere da parte in alcuni casi il fioretto per usare la sciabola, però non si può neanche disperdere questo bel patrimonio che ha messo il Pescara nelle prime due giornate, cioè la qualità del gioco, che è un aspetto da dove sicuramente si deve proseguire, però con i dovuti accorgimenti che Oddo dovrà sicuramente apportare nell'ottica di un maggiore equilibrio di squadra. Sì, è chiaro che la Serie A è un campionato che non perdona quando commetti degli errori. Direi che sui gol qualche errore, sui gol subiti qualche errore evidentemente c'è stato, ma io Andrea sottolineerei questa sera gli errori commessi in avanti da Caprari, anche da altri giocatori, senza ovviamente voler gettare la croce addosso su Gianluca Caprari, Verre, Benalì, però quando si costruiscono 4-5 occasioni da rete nitide davanti al portiere, bisogna cercare di mettere il pallone dentro. Pescara questa sera fino a questo momento non c'è riuscito, ed è chiaro che anche questa prestazione credo debba probabilmente far riflettere. Se intanto attenzione, perché c'è il contropiede del Sassuolo, Matri in area di rigore si gira, perde il pallone, piuttosto goffa questa azione dell'ex giocatore del Milan, ma attacca ancora la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ancora un pallone in area di rigore, poi c'è un'azione fallosa di Berardi e danni di Gyomber e c'è il calcio di punizione in favore del Pescara. Dicevo, quando si commettono tanti errori in attacco, credo che si debba fare una riflessione. Mancano poche ore alla fine del mercato, Andrea, abbiamo detto del possibile e probabile arrivo di un giocatore esperto per la difesa come Lescott, giocatore dell'Aston Villa 34enne, ma io credo che in società si starà anche riflettendo, si starà pensando, al di là delle dichiarazioni ufficiali, su l'eventuale arrivo di un altro attaccante, perché stato attenzione Mitrisa, il gol, e il Pescara che segna il gol del 2-1, il gol del 2-1 con vediamo che è stato il giocatore che ha messo il pallone in rete, è stato Manai davanti la linea, Manai sul traversone dalla sinistra, Manai è andato a mettere il pallone in rete, dunque cambia il punteggio 2-1 per la formazione di casa, il gol di Manai quando mancano 10 minuti al termine. Avevamo tanto parlato, Andrea, di Manai che è stato sommerso dall'abbraccio dei compagni proprio sulla linea di porta, la zampata e la panchina Paolo permette al Pescara di crederci. Mitrizza e Manai, due risorse della panchina. Sì, due risorse della panchina. Ci chiedevamo cosa poteva pensare Andrea Manai con l'ingresso in campo di Bevec. Attenzione però, c'è subito la risposta del Sassuolo, il traversone in area di rigore, il controllo di Campagnaro che poi spazza il pallone e poi parte il contropiede del Pescara, il contropiede del Pescara, entra in area, il giocatore biancazzurro si allunga incredibilmente il pallone, il giocatore, vediamo chi è stato, forse proprio Manai, tutto solo si stava dirigendo davanti a Consigli e si è allungato incredibilmente il pallone, sarebbe stata probabilmente la rete del 2-0. Che errore Manai, tutto solo davanti a Consigli, si è allungato il pallone. Proprio l'ultimo controllo, quello prima di affrontare a tu per tu Consigli, ha sbagliato quell'ultimo controllo e si è allungato la sfera. Incredibile l'errore di Manai, ma il Pescara continua a crederci. Pescara che sta attaccando, davvero incredibile.
l'errore di Manai, davvero incredibile. Mitrizza scatenato. Attacca ancora il Pescara sul settore di sinistra, pallone che termina in fallo laterale, c'è un giocatore del Sassuolo a terra e vediamo che il pallone è terminato in fallo laterale, si riprenderà con una rimessa in favore dei biancazzurri. Si è fatto probabilmente male il giocatore del Sassuolo, ma i giocatori Berardi, i giocatori del Pescara non hanno mandato il pallone in fallo laterale, poi ci ha pensato Biondini. Che errore Manai, Andrea, che errore. Grosso sì, intanto duro contrasto, ma sul pallone di Cristante Berardi, e qui il ginocchio di Berardi è stato esposto a una forte sollecitazione. Ripetiamo, Cristante e Berardi sono andati entrambi sul pallone, Cristante ha colpito con il collo del piede, il pallone invece Berardi è andato con il piatto e dunque c'è stato questo movimento del ginocchio, potrebbe aver subito una distorsione, non so di che entità, ma potrebbe uscire dal campo Berardi. Non sembra una distorsione, sì, Andrea, gravissima. Andrea, sì. Andrea, posso dirti che Berardi uscirà sicuramente dal campo perché è già pronto per entrare sul terreno di gioco con la maglia numero 5 Antei. Quindi, ecco, per fortuna di Berardi si è rialzato con le sue stesse forze, zoppica vistosamente, ma non è una distorsione gravissima, poteva avere conseguenze più pesanti questo contrasto con Cristante, invece Berardi sta relativamente bene. Sì, esce Berardi, come dicevo, intanto il Pescara... ma entra un difensore. Sì, entra un difensore, Pescara che ha restituito il pallone alla formazione nero-verde, vediamo che poi a sua volta il Sassuolo restituisce il pallone a Pescara perché la formazione bianca-azzurra non aveva mandato il pallone fuori, attacca il Pescara, pallone in area di rigore, troppo lungo per Manai e anche per Beibec, ma sarà un finale di gara davvero incredibile perché il Pescara ha riaperto la partita. Che impatto Mitrizza Manai, però poi... Paolo. Sì, davvero, davvero grande Mitrizza perché dai suoi piedi è partita l'azione del 2-1. Davvero un'ottima prova di Mitrizza, un impatto con la gara davvero importante. Pescara che continua a credere nel pareggio. Mancano 6 minuti più recupero al termine, crediamo almeno 4 minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Allora, ecco Paolo, tornando all'azione di Manai, scusa se ti interrompo, però la sensazione è che lui fosse al di là della linea difensiva del Sassuolo quando è partito, ma probabilmente c'è stato un colpo di testa mal effettuato da un difensore della squadra di Di Francesco e quindi poi Manai si è potuto involare verso la porta di Consigli prima di fallire l'ultimo controllo. Sì, c'è stato questo controllo, questo pallone che ha controllato male il giocatore del Pescara perché tra l'altro era riuscito a bruciare sul tempo il difensore del Sassuolo, si stava portando tutto solo davanti a Consigli, aveva lo specchio di porta e invece poi è riuscito a allungarsi il pallone purtroppo e a permettere la parata del portiere, il controllo più che la parata del portiere del Sassuolo. Allora Andrea, se tu sei d'accordo, considerando che mancano 5 minuti esatti più recupero al termine di questa partita, io ti restituisco la linea. Va bene. Credo fino al termine qui dalla Mapei. Va bene Paolo, sono d'accordo, andiamo con la schermata, rifacciamo il punto della situazione prima dello sprint finale con il Pescara che ci prova dopo la rete di Manai che ha riaperto la contesa. Allora Cagliari-Roma 1-2, anche questa partita si è riaperta con la rete di Boriello, ma la Roma ha anche sfiorato il terzo gol in contropiede. Crotone-Genoa 1-3, intanto c'è un rigore parato a Torino, rigore parato dall'estremo difensore del Bologna Mirante, dunque altro rigore fallito dal Torino dopo quello decisivo fallito nei minuti di recupero a Milano la scorsa domenica. Stavamo dicendo Crotone-Genoa 1-3 con il Genoa che ha dunque ribaltato il risultato dopo lo svantaggio nel primo tempo, nella ripresa Gakpé, doppietta di Pavoletti, Fiorentina sempre avanti 1-0 sul Chievo, Sampdoria-Atalanta sempre 2-1 e poi Sassuolo-Pescara 2-1, Torino-Bologna al 4-1, la quarta rete del Torino di Baselli, poco fa il Torino ha sfiorato la quinta marcatura ma ha fallito il calcio di rigore. Udinese-Empoli sempre 1-0, sta dicendo il gol di Felipe, Empoli in 10 uomini per l'espulsione di Laurini nel corso della ripresa.
Dunque, questo è il quadro della situazione quando, un po' su tutti i campi, siamo nei minuti finali. Siamo particolarmente in ritardo a Firenze, intanto traversa Diricic in questo momento proprio al Franchi, a Firenze mancano meno di 10 minuti, sugli altri campi invece manca decisamente meno. Torniamo da Paolo Renzetti, punizione per il Pescara. Sì, punizione per il Pescara battuta non bene dai giocatori biancazzurri che rischiano anche di perdere il pallone, poi sera di conquistata da Bizzarri, rinvio con i piedi del portiere biancazzurro, la difesa del Sassuolo con Cannavaro che fa buona guardia. Siamo giunti al 43esimo nel corso della ripresa, Sassuolo 2, Pescara 1, Pescara che ora tenterà l'affondo finale per cercare il gol del 2-2 che sarebbe davvero meritato e farebbe giustizia di questa partita che ha visto per larghi tratti il dominio della squadra allenata e guidata da Massimo D'attacca. Ora intanto con Matri in area di rigore il Sassuolo, ancora una volta una brutta figura di Matri che non riesce a controllare un pallone piuttosto semplice, un giocatore che evidentemente poi sbaglia la difesa del Pescara con Duncan che sbaglia a sua volta davanti al portiere del Pescara Bizzarri e per poco il Pescara non combina una nuova frittata con un altro errore della difesa quando siamo giunti al minuto numero 44 di questo secondo tempo. Errore della difesa del Pescara con Duncan che sbaglia davanti a Bizzarri. Ora attacca il Pescara, il tocco, il controllo non perfetto di Bakeback con il pallone che termina in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato di un giocatore del Sassuolo che permette dunque al Pescara di conquistare una rimessa laterale già battuta, poi la difesa della formazione di casa che rinvia il pallone controllato da Bizzarri che lascia a Ghiomber, attacca il Pescara, lo fa pieno organico, c'è ancora un lancio per Bakeback, entrata in gioco pericoloso del giocatore francese e c'è il fischio dell'arbitro, il signor Tagliavento di Terni, che comanda un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Si fanno sentire, il caso di dire era ora, i tifosi del Sassuolo che forse non riescono ancora a rendersi conto come la loro squadra stia vincendo questa partita per 2-1 al cospetto di un Pescara che meriterebbe quantomeno il pareggio. Intanto c'è un calcio d'angolo per la squadra emiliana e dunque secondi preziosi che può sfruttare l'undici allenato dal tecnico Eusebio Di Francesco. Tra poco il quarto uomo, tra pochi istanti il quarto uomo, che il signor Passeri di Gubbio comanderà il recupero di questa partita, crediamo 4 minuti probabilmente. Tanto pari del Cagliari, Paolo, pari del Cagliari a 3 minuti dalla fine contro la Roma, 2-2. Sì, questo è un risultato che non fa sicuramente piacere ai tifosi del Pescara, perché il Cagliari sulla carta è squadra che dovrebbe lottare quest'anno per la salvezza. 5 minuti di recupero, Andrea, 5 minuti di recupero e dunque gara che si concluderà e si chiuderà al 95esimo. Dunque ancora 5 minuti di speranza, 5 minuti a disposizione del Pescara per tentare il pareggio, il 2-2, che lo ripetiamo farebbe davvero giustizia di una gara che i biancazzurri hanno condotto per larghi tratti. Attacca ancora il Pescara con Caprari, il pallone al limite dell'area di rigore per Manai che sbaglia, poi sbaglia anche la difesa, senza solo il tiro e la deviazione in calcio d'angolo di Consigli sulla conclusione di un giocatore zampano che tra l'altro si è anche un po' infortunato dopo il tiro. Pescara che non può tra l'altro fare altre sostituzioni, zampano pericoloso al minuto numero 91, pallone in area di rigore, il controllo, poi non c'è il fischio di Tagliavento di Terni che non sappiamo che cosa abbia visto e va a comandare un calcio di punizione in favore del Sassuolo. Stiamo giocando il primo dei 5 minuti di recupero, se ne sta per andare il primo, sta per iniziare il secondo, peccato perché il Pescara ha avuto un'altra buona opportunità in area di rigore della formazione emiliana con questo tiro e ora Sassuolo che va a guadagnare anche un calcio di punizione. Ovviamente l'esperienza
della formazione di Di Francesco che fa trascorrere i minuti. Peccato, peccato per questa opportunità fallita dal Pescara. Ancora tre minuti, poco soprattutto più, Paolo, peccato per quella opportunità avuta da Manai dopo, subito dopo il 2-1. Intanto botta di Campagnaro su Matri, non fa complimenti il toro di Moron nei confronti di Matri. A te. Si attacca ancora il Pescara, biancazzurri che non riescono con Beybeck a proporsi, e poi c'è il contropiede del Sassuolo con Matri che va a mandare il pallone in curva. Irriconoscibile questo giocatore, verrebbe voglia di dire che insomma si era fatto anche il suo nome. Se questo, quello che stiamo vedendo questa sera è Matri, teniamoci i nostri giocatori, teniamoci i nostri attaccanti, mentre crediamo che Tagliavento, vediamo, ha detto qualcosa al quarto uomo, probabile che possa far recuperare qualcosa in più, mentre attacca ancora il Pescara. Formazione biancazzurra in possesso di palla con Bjornberg, il servizio per Campagnaro. Attacca il Pescara, lo fa pieno organico, si potrebbe esporre al contropiede della formazione in maglia nero-verde, ma a questo punto poco conta perdere 2-3-1. Il Pescara deve invece cercare di pareggiare. Ancora formazione biancazzurra, termina a terra Manai al limite dell'area, lascia proseguire Tagliavento di Terni. Questa decisione che non condividiamo assolutamente del fischietto umbro, ma attacca ancora il Pescara, ancora un traversone al limite dell'area, Beybeck che non riesce a controllare la sfera, e c'è ancora il contropiede del Sassuolo che ora fa trascorrere i secondi. Quando manca un minuto e mezzo al termine di questa partita, ci poteva essere un calcio di punizione dal limite per il Pescara. Però forse Manai ha perso l'equilibrio da solo inizialmente, al di là di un contatto. C'è stato comunque, Andrea, io ero veramente in linea, sono in linea con l'area di rigore, mi è sembrato comunque piuttosto irregolare l'azione del difensore del Sassuolo, ma attacca ancora il Pescara, attacca la formazione biancazzurra, una delle ultime opportunità per trovare il pareggio, sbaglia il lancio Bjornberg e può ripartire in avanti la formazione allenata da Di Francesco. Scambiano il pallone, Matri che controlla la sfera, il servizio per un compagno, manca poco al termine di questa partita, meno di un minuto, e poi ci sarà il triplice fischio del direttore di gara, fuori gioco di Antonino Ragusa, gioco fermo, calcio di punizione. Sono scomparsi tutti i palloni al Mapei Stadium, sono scomparsi tutti i palloni, solo adesso viene recuperato un pallone dal portiere del Pescara che è dovuto andare dietro la porta a recuperare la sfera, non ci sono raccattapalle e dunque è stato comunque rimesso il pallone in gioco. Si continua a giocare, l'ultima opportunità per il Pescara che attacca il traversone in area di rigore, ma c'è il fischio ancora di Tagliavento che va a segnalare l'azione fallosa di Manai ai danni del numero 15 del Sassuolo Acerbi. Calcio di punizione in favore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco, e probabilmente dopo la battuta di questo calcio di punizione ci sarà il triplice fischio finale dell'arbitro di Terni che ha diretto questa partita di fronte a quasi 8.000 spettatori, fra cui oltre un migliaio giunti da Pescara. Abbiamo già toccato il quinto minuto di recupero, la battuta del portiere Consigli, si continua ancora a giocare, evidentemente ha fatto recuperare un altro minuto il fischietto umbro, e arriva ora il triplice fischio finale di Tagliavento di Terni. Termina la partita al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo che batte il Pescara con il risultato di 2-1. Ricordo la successione delle reti nel primo tempo, il vantaggio della formazione di casa con De Frella al 38esimo, della ripresa al 22esimo il raddoppio di Berardi, al 35esimo il 2-1 di Manai. E Massimo Otto va a salutare e ringraziare i tifosi del Pescara, direi doveroso e giusto il saluto di Massimo Otto, che è andato a salutare e ringraziare i tifosi del Pescara che questa sera hanno fatto la differenza, meritavano una soddisfazione diversa, meritavano una soddisfazione, un risultato positivo. Peccato, Pescara cresce a testa alta dal Mapei Stadium, Pescara che avrebbe meritato il pareggio, lo diciamo senza alcun problema per quello che si è visto in campo. Peccato, tante occasioni sprecate, l'ultima clamorosa nei minuti finali da Manai che aveva segnato il gol del 2-1. Prima sconfitta della stagione per il Pescara. Ora ci sarà la sosta l'11 settembre quando verrà decisa la disputa della gara in caso di anticipo o posticipo allo stadio Adriatico. Ci sarà l'Inter di De Ber. Pescara che ora si concentra, la società
si concentra sul mercato per cercare di completare e rinforzare ulteriormente l'organico. È tutto per il momento dalla tribuna stampa del Maipei Stadium. Ribadiamo il finale qui a Reggio Emilia, da solo Falce Pescara 2-1 a San Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti che ritroveremo nella Mix Zone tra poco. Certamente ci sarà tempo e modo di parlare della concretezza, del cinismo, delle occasioni mancate nel primo tempo, ma quel che più resta impresso è che il Pescara anche questa sera ha convinto sotto il profilo del gioco, sotto il profilo della prestazione. Resta anche per questo l'amaro in bocca, perché la squadra non ha portato a casa alcun punto, ma come abbiamo detto in precedenza non si può non ripartire da questo aspetto, cioè che il Pescara gioca bene e in questo campionato sta facendo la sua bella figura in questi 180 minuti di gioco. È chiaro, servirebbe un po' più di concretezza, è chiaro che certi errori in difesa andrebbero eliminati, ma ci sarà tempo e modo per crescere. E poi non sempre sulla strada del Pescara ci saranno squadre del calibro di Napoli e Sassuolo, anche se la prossima avversaria si chiama Inter, ma certamente con questo modo di giocare il Pescara potrebbe andare lontano, con però i dovuti correttivi, quindi maggiore attenzione nella fase difensiva, cercare di eliminare o comunque limitare al massimo gli errori per non pregiudicare poi queste belle prestazioni con i risultati contrari. Comunque Napoli alla prima giornata, ora il Sassuolo che è in testa a punteggio pieno, che è la squadra più avanti nella preparazione, che è una squadra in grande crescita, ormai sta entrando nell'elite del campionato italiano, e il Pescara non solo ha tenuto testa al Sassuolo, ma per ampi tratti ha anche dominato, non stiamo esagerando nei termini, ha dominato la partita, specie nel primo tempo, e poi dopo il gol di Manai c'è stata quell'opportunità sempre per l'attaccante del Pescara, per Manai, che ha fallito quel controllo proprio davanti all'estremo di casa Consigli, che ha messo anche lui insieme con Berardi e De Frel la firma su questa vittoria. Andiamo a vedere i risultati, sono tutti finali tranne che la partita di Firenze. Chiedo di poter vedere almeno la partita di Firenze per dare magari in tempo reale il finale della gara del Franchi. Intanto ecco, manca un minuto e mezzo, anche meno, alla fine della gara del Franchi, con il Chievo che attacca. Allora, Lazio-Juventus 0-1, Napoli-Milan 4-2, Cagliari-Roma 2-2, la Roma avanti con Perotti sul rigore, raddoppia Strootman, poi la rimonta firmata da Borriello e poi da Sau nei minuti finali. Cagliari-Roma 2-2, Crotone-Genoa 1-3, Palladino nel primo tempo, poi la rimonta del Genoa con Gakpé e con la doppietta di Pavoletti. A proposito, approntiamo il collegamento con Alessio Giancristoforo, che visto che la partita mai era indirizzata abbiamo un po' abbandonato, però vogliamo ascoltare un suo ultimo commento pochi minuti dopo il fischio finale di questa gara giocata all'Adriatico Cornacchia di Pescara. Fiorentina-Chievo sempre 1-0 con la rete di Carlos Sanchez nel primo tempo. Inter-Palermo giocata alle 18 1-1, Sampdoria-Atalanta 2-1 con le reti di Chessi, Quagliarella sul rigore, Barreto, tutte le reti nel primo tempo. Atalanta per più di un tempo in 10 per l'espulsione di Carmona. Sassuolo-Pescara 2-1 con le reti di De Frel, Berardi e Manai. Torino-Bologna 5-1, Belotti, Taider, ancora Belotti, poi nella ripresa Martinez, Baselli, Belotti sbaglia un rigore sul 4-1, ma poi riesce lo stesso a segnare prima della fine il gol del 5-1. Finale ora al Franchi, Fiorentina batte Chievo 1-0, Udinese batte Empoli 2-0, le reti all'inizio di Felipe e alla fine di Perizza, nel mezzo l'espulsione dell'empolese Laurini nei primi minuti della ripresa. Possiamo vedere a questo punto la classifica dopo 180 minuti, e tenuto conto che ora ci sarà
la pausa per gli impegni della nuova nazionale targata Ventura. Allora, in testa, oltre alla Juventus, ci sono le due genovesi, Genoa e Sampdoria, dunque le squadre del derby della Lanterna. Hanno iniziato benissimo questo campionato e ci fa piacere, in particolare per Marco Giampaolo. E poi il Sassuolo, che è in testa, punteggio pieno appunto con Juve, Genoa e Sampdoria. Roma e Napoli 4 punti, Torino, Chievo, Lazio, Fiorentina, Milan, Udinese e Bologna 3 punti, poi Pescara, Palermo, Cagliari e Inter 1 punto, chiudono ancora senza punti Atalanta, Crotone ed Empoli. Andiamo da Alessio Gian Cristoforo dunque per un ultimo commento dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Alessio. Sì Andrea, siamo in mix zone, dunque 3-1 per il Genoa nel secondo tempo, tutto facile per la squadra di Juric, anche se il prologo, i primi 40 minuti erano stati solo ed esclusivamente di marca crotonese, 40 minuti nei quali il Crotone ha colpito due legni, poi negli ultimi minuti della prima frazione di gioco è tornato il Genoa con Leonardo Pavoletti che ha culminato la rimonta con due reti, la rete del 2-1 e il tris, dunque risultato meritato per il Genoa che senza strafare ma con molta semplicità è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali. Per contro c'è questo Crotone che era partito molto bene, lo ricordiamo, l'approccio determinato della squadra crotonese, i primi 40 minuti nei quali lo 0-0 andava assolutamente, anzi l'1-0 perché c'era stato il vantaggio di Palladino, andava paradossalmente stretto alla squadra crotonese, poi il ritorno del Genoa che qui a Pescara, lo stadio Adriatico Cornacchia, ha compiuto appunto la rimonta e ha portato a casa tre punti fondamentali, 1-3 tra Crotone e Genoa. Io Andrea sono in mix zone, faccio partire anche le immagini, se dovesse servire qualcosa noi siamo qui a presidio appunto dei protagonisti di questo di questa sfida Crotone contro Perfetto. Genoa. Va bene Alessio, grazie mille, grazie a te. A dopo, allora andiamo in pubblicità, poi rientriamo con la terza e ultima parte. Vediamo la schermata della Serie B perché è iniziato anche il torneo cadetto, è iniziato venerdì con l'anticipo tra Spezia e Salernitana 1-1, poi le altre gare fino al posticipo di questo pomeriggio tra Novara e Trapani, partita finita 2-2, le altre gare giocate ieri sera, Avellino-Brescia 1-1, Bari-Cittadella sorpresa 1-2, Benevento-Spal 2-0, segnaliamo il gol sul rigore di un ex aquilano come Amato Ciciretti, nel Benevento gioca un altro ex aquilano come Del Pinto, Benevento allenato da Marco Baroni, ex Pescara e Virtus Lanciano. Frosinone Virtus Entella 2-0, Verona Latina 4-1, inizia male l'avventura in Serie B dell'ex tecnico teramano Vincenzo Vivarini, Provercelli Ascoli 1-1, Vicenza Carpi 0-2, come detto oggi Novara Trapani 2-2, rinviata per i problemi societari del Pisa, la gara del Liberati tra Ternana e Pisa, domani sera la prima di campionato si completerà con la gara del Manuzzi tra Cesena e Perugia, chiaramente dopo una sola giornata di campionato, 3 punti per chi ha vinto, 1 punto per chi ha pareggiato, 0 punti per chi ha perso. Saluto nuovamente Luca Pennese. Luca, quanta amarezza c'è nel raccontare questa sconfitta immeritata del Delfino? Tantissima, perché davvero l'hai detto tu, è una sconfitta immeritata, bisogna prenderne atto, ma davvero un grosso carico di amarezza. Senti, dopo quella rete di Manai c'è stata quell'altra opportunità avuta dallo stesso Manai, quell'errore proprio nel controllo davanti al portiere. Sì, peccato, perché lì poteva cambiare tutto, si poteva scrivere un'altra storia di questa serata di fine estate. Peccato, il ragazzo evidentemente gli è mancata la freddezza necessaria per finalizzare quella che poteva essere l'occasione del 2-2. Sarebbe stato il premio giusto ad una prova importante rovinata da due episodi. Il Sassuolo ha trovato due jolly, purtroppo
quando c'è equilibrio la differenza la fanno i fuoriclasse. Il Pescara in questo momento ha qualcosa in meno sotto questo punto di vista, dalla sua fuoriclasse lo ha in panchina e mister Oggo, che è riuscito in 50 giorni a confermare un gioco anche in Serie A. Gli è mancato il fuoriclasse in campo, capace di trasformare la supremazia esercitata soprattutto nella prima mezz'ora di gioco. Peccato davvero. Senti Luca, ora c'è la sosta per la nazionale, dopo 180 minuti di gioco, qual è il quadro che viene fuori di questo Pescara? A mio avviso viene un quadro positivo, ma che va completato, manca una pennellata, se non due, credo due, manca la pennellata al centro della difesa e l'esposto, da quello che mi risulta, è vicinissimo. E poi non nascondiamoci, manca chi fa gol davanti, manca il centravanto che dia peso, che dia profondità, che dia finalità al gioco corale del Pescara. Però forse Luca le scelte sono state fatte, perché c'è Manai, c'è Baebek, ora ha giocato Caprari queste due partite come centravanti anomalo titolare, forse ormai il ruolo è stato coperto in questo modo? Io spero di no. Se è così non sono d'accordo, poi ovviamente mi auguro di essere smentito dai fatti. Però io sì, Manai è bravo, ma Baebek sarà bravo, ma io voglio chi fa gol. Borriello a Cagliari ha fatto gol, due gol in due partite. Nel Cagliari in gol Borriello e Sau, due centravanti veri. Ecco, capito. Cioè, poi dopo sì, possiamo fare poesia, noi giochiamo bene, benissimo, però poi dopo bisogna metterla al di là di quella linea che delimita la porta. Quindi io un centravanti me lo aspetto, poi se non dovesse essere così ovviamente ce ne faremo una ragione. Pescara ha tutte le potenzialità anche così di lottare fino alla fine, però io uno davanti che almeno sulla carta mi dia capacità di battagliare, di andare a contendere tutti i palloni contro avversari forti e prestati fisicamente, lo vorrei. Poi per carità, se nella stanza dei bottoni mister Oggi insieme ai direttori Leone Blackout insieme agli altri direttori e Pavoni hanno deciso che si sta bene così, ne prenderemo atto. Senti, sicuramente più di noi, no Andrea? Sì, guarda, un'ultima considerazione, Pescara che non deve snaturarsi certamente, non lo dovrà fare nel corso della stagione, però dovrà imparare ad essere, quando serve, lo abbiamo detto in precedenza, anche a volte sporco e cattivo e allo stesso tempo essenziale. Cioè la salvezza alla lunga passerà anche attraverso queste componenti che il Pescara dovrà quanto prima assimilare, come ha fatto negli ultimi due mesi dello scorso anno, quando una certa lezione è stata alla fine appresa. Sacrosanto quello che dice Andrea, bisogna per centrare un traguardo così importante, io direi un traguardo vitale per questa società, perché poi confermarsi in Serie A l'anno prossimo cambierebbe tutti gli scenari. Bisogna lottare, bisogna avere anche un po' di cattivare, di furbizia in più, un po' di cinismo. Anche Benali oggi l'ha avuta la mezza palla lì, De Frel, circostanza molto simile, si è infilato su quella respinta della difesa. Berardi, che è un giocatore forte, fortissimo, un fuoriclasse, non può avere la possibilità di calciare dal limite dell'area in totale libertà. È vero che era una respinta, però lì magari un po' più di cattiveria ed attenzione poteva far sì che non ci fosse il raddoppio, cambiava tutta la prospettiva del resto della partita. Magari sarebbe stata un'altra partita se Caprari avesse segnato all'inizio. All'inizio Caprari che fa gol, magari la calcia meno bene, la prende un po' più sporca, la alza un po', fa gol. L'episodio di Tripoli, Pescara ha dalla sua il gioco, e Pescara ha confermato in Serie A che si può giocare a pallone, che si può rincorrere la salvezza attraverso il gioco. Se Baebek o Manai riusciranno a dare quel cinismo che ci è mancato stasera, bene. Io un pizzichino di perplessità ce lo vorrei, un rinforzo, certo, lì davanti, ma ti ripeto, ci siamo sempre fidati. Io fido di Leone, che conosco personalmente ormai da tanti anni, mi fido di Mister Oggi, mi fido della società, del press Sebastiani, dello stesso Pavone, quindi
se decidono di andare così, va bene, però io una punta, se si può. La vorresti. Va bene Luca, ti ringrazio, ti auguro una buona notte. Alla prossima. Grazie a Luca Pennese, subito in Mix Zone al Mapei Stadium di Reggio Emilia con Paolo Renzetti ed Enrico Rocchi. Sì, grazie Andrea, siamo nella Mix Zone del Mapei Stadium con Enrico Rocchi per commentare. Buonasera Paolo. Buonasera Enrico, per commentare questa partita che ha avuto un epilogo direi bugiardo, non so se tu sei d'accordo, credo ovviamente di Paolo, sì. Paolo si sta sedendo Massimo Oddo, scusami il pareggio, Paolo. Paolo si sta sedendo Massimo Oddo, se Enrico può pazientare perché dobbiamo ascoltare le parole di Oddo. Domande? Ok, allora cerchiamo di sistemare l'audio, chiaramente non dipende da noi, però siamo pronti per ascoltare le parole di Massimo Oddo, anche se la conferenza non ha ancora avuto inizio, ecco, sta iniziando in questo momento, cerchiamo di... Sì, ecco Oddo. Dobbiamo fare una bella crosta a quella che è la Serie A, abituarci, capire che... Quando crei devi cercare di metterla dentro, quello che avremmo dovuto fare nel primo tempo per 5, 6, 7 volte. E poi in Serie A trovi giocatori come De Frey, come Berardi, che hanno un'occasione e ti fanno gol. E purtroppo è così, un pizzico di sfortuna e anche ha contribuito al fatto che usciamo da un campo... sconfitti con demerito certamente, ma poi alla fine i meriti vanno sempre alla squadra che vince, perché se da un lato c'è stata una squadra, la nostra, che ha giocato, ha creato e non meritava di perdere, dall'altra c'è stata una squadra che ha meritato di vincere perché è stata più cinica di noi, e quindi prendiamo e portiamo a casa. E dall'altra parte io sono contento perché esco rafforzato e con la convinzione che avevo prima, e questo è un gruppo, una squadra che può fare molto bene, che ha grande qualità, che ha convinzione in quello che fa e deve solo migliorare. L'anno scorso siamo partiti in Serie B facendo grandi prestazioni e lasciando punti per strada per alcune vicissitudini, quelle vicissitudini della Serie A sono altre, e ci abitueremo a questo e miglioreremo a far sì che potremmo in futuro essere anche più cinici noi. Un altro per me, mister, mi scusi, io non so se lei è come il suo conterraneo di Francesco, nel senso non so come risponde alle domande sul mercato, ma si parlava di un giocatore del Sassuolo nella vostra orbita, un giocatore che stasera non era in panchina, si chiama Marcello Trotta. No, noi siamo a posto così, abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo più di due giocatori per ruolo, quindi è ovvio che il mercato chiude tra qualche giorno, se ci sarà possibilità di fare qualche... operazione interessante a livello societario, si potrà succedere, ma a livello di organico noi siamo ben messi e lo abbiamo dimostrato. Posto? Grazie. Allora, breve la conferenza stampa di Massimo Oddo, che ha detto sconfitti con demerito, però bisogna riconoscere che visto il cinismo dimostrato dal Sassuolo, per quel motivo il Sassuolo dal canto suo ha meritato questa vittoria. E poi ha detto Oddo: esco rafforzato nei miei convincimenti e sono convinto che possiamo ancora migliorare. Torno da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, eccoci Andrea, avevamo iniziato con Enrico Rocchi un ragionamento su questa sconfitta del Pescara. Ti riporto le parole della telegrafica conferenza stampa di Oddo: ha detto il Sassuolo è stato cinico, però io questa sera esco rinforzato nelle mie convinzioni dalla prestazione della squadra. Ha ragione, perché la partita con il Napoli poteva essere una gara solo dettata dalle motivazioni, anche se è difficile giocare bene a calcio soltanto se è perdere
delle motivazioni. Si è avuta la conferma che l'organizzazione di gioco è il punto di forza di questa squadra, certo bisogna buttarla dentro per conquistare risultati positivi. Diciamo all'inizio un risultato bugiardo, il Pescara avrebbe meritato sicuramente il pareggio, però può essere una lezione per far capire alla squadra che non basta solo giocare bene, ma bisogna anche finalizzare il gran volume che viene espresso nel corso dei 90 minuti. Peccato veramente, perché anche alla fine il Pescara ha avuto due occasionissime con Manai e con Zampano, oltre alle tantissime del primo tempo, un primo tempo davvero ad altissimi livelli, più equilibrato il secondo tempo, non ci sono state distrazioni difensive, i due gol del Sassuolo sono nati per merito degli attaccanti neroverdi, bello il gol di De Frel, poi bello anche il gol di Berardi, Manai ha avuto quello spunto felice in occasione del primo gol e poi in occasione della palla che ha avuto subito dopo forse ha perso un po' di lucidità, però resta la consapevolezza che questa squadra ha davvero un futuro roseo e poi ci sono tre squadre ancora dietro a zero punti, anche se prematuro ovviamente parlare di classifica, ma Atalanta, Crotone e Empoli sono ancora ferme a quota zero. L'inizio del campionato era difficilissimo contro Napoli, Sassuolo, Inter e Lazio, però due grandi prestazioni che fanno pensare positivo. Ha detto Oddo in conferenza stampa, come stavamo ascoltando in cuffia, a una domanda di un collega di Reggio Emilia, mercato chiuso per il Pescara, Oddo ha detto sì, abbiamo due giocatori per ruolo, probabilmente ha detto una piccola bugia. Non lo so se ha detto una piccola bugia, perché c'è questo difensore della Aston Villa che interessa al Pescara, poi sai nel mercato tutto può succedere nelle ultime 48 ore, ma non in uscita, in entrata. Perché sicuramente Verre non sarà ceduto, mentre potrebbe arrivare questo gran difensore della Aston Villa, sarebbe davvero un autentico colpo, e poi chissà se arriverà anche un attaccante, ma se arriva un attaccante arriva un gran nome, altrimenti si resta così. Il mercato ci ha abituato però Enrico ai colpi dell'ultimo minuto, a Pescara non sarebbe la prima volta. Sì, ma il Pescara ha già fatto il colpo a Aquilani, poi vediamo per questo difensore e poi tutto può succedere, però usciamo rinforzati, come ha detto Oddo, dall'idea di avere una squadra competitiva davvero per la salvezza. In attesa di Brian Cristante, che sarà il primo tesserato del Pescara che arriverà ai nostri microfoni, io Enrico due parole le spenderei obbligatoriamente su questi splendidi tifosi del Pescara. È sembrato di giocare allo Stadio Adriatico, anzi questa sera si è giocato in casa dal punto di vista ambientale. Ma sicuramente, perché i 1000 tifosi che sono arrivati qui a Reggio Emilia dopo un viaggio lunghissimo per via del gran traffico e con il ritorno a tarda notte evidenzia ancora di più la passione di questi tifosi, che comunque non hanno mai fatto mancare neanche in passato il loro sostegno. Questa squadra merita sicuramente la fiducia dei tifosi, che si sono divertiti, hanno sperato fino alla fine e sarebbero tornati a casa con un risultato positivo. C'è Cristante. Ecco Cristante. Andiamo ad ascoltare. Cosa vi siete detti nello spogliatoio? Quanto è bugiardo questo risultato oggi al Mapei Stadium, Brian? Ci siamo detti che dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare su questa strada, proporre questo nostro gioco, continuare a correre tanto, sacrificarsi uno per l'altro, però certamente ci manca il gol, dobbiamo essere più cattivi sotto porta e chiudere le partite prima. Primo tempo esemplare da parte del Pescara, una superiorità a nostro avviso imbarazzante dei biancazzurri al cospetto del Sassuolo, è mancata la zampata vincente, però come diceva Oddo in conferenza stampa questa sera si esce rinfrancati dalla prova della squadra. Sì, sono le prime partite, ancora insomma siamo un po' in ambientamento alla Serie A, però abbiamo dimostrato davvero di essere una grande squadra e di proporre un gran calcio. Come detto prima ci manca solo il gol e dobbiamo farlo. Ripartiamo da una considerazione che comunque è importante, al di là di una piccola giustificazione che potrebbe essere la stanchezza del Sassuolo per l'Europa League, però nell'ultimo periodo il Sassuolo ha insegnato calcio praticamente a tutti quanti, questa sera è stato il Pescara ad aver insegnato calcio dal punto di vista del gioco. Sì, abbiamo fatto una grande partita e l'abbiamo chiusi là per
per quasi tutti i 90 minuti ed averci mancato solo il gol. Poi la Serie A è così, purtroppo alle prime occasioni gli avversari ti fanno gol. Due partite con due grosse squadre, il Napoli domenica scorsa, questa sera il Sassuolo. Pescara ha conquistato un punto, ma sul piano del gioco ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti gli avversari. Sì, è importantissimo anche quella, anche se insomma potevamo avere più punti, però abbiamo dimostrato che ci possiamo stare più che bene in questo campionato e che faremo una grande stagione. C'è la pausa adesso, poi c'è una big del campionato che però sta facendo fatica ad ingranare, che è l'Inter. Pescara adesso deve iniziare a fare punti, sei d'accordo? Sicuramente, insomma. È fondamentale, adesso abbiamo fatto queste prime due giocando bene, adesso devono arrivare anche i punti. Quanto è importante questa sosta dopo due giornate? Secondo te una sosta che potrebbe favorire il Pescara in vista della gara con l'Inter? Insomma, è una sosta in cui tutte le squadre possono lavorare con più serenità, perché hanno una settimana in più, insomma, per preparare la partita. Andiamo a incontrare una grandissima che, anche se un po' in difficoltà, ha sempre grandissimi talenti e grandi giocatori che possono risolverla in un colpo, quindi dovremmo stare concentratissimi e dare tutto come in queste partite. L'ultima da parte mia, Brian, Oddo, quando vi siete chiusi nello spogliatoio, sincero, vi ha fatti i complimenti per la partita giocata o era molto arrabbiato perché non è stata concretizzata? Entrambe le cose, insomma, è contento per l'ottimo gioco che abbiamo espresso, ma allo stesso tempo sa, come sappiamo noi, che bisogna fare gol e bisogna portare a casa punti il prima possibile. Questa partita si è giocata questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ma dalla tribuna è sembrato che si stesse giocando allo Stadio Adriatico, si sentivano solo i vostri tifosi. Sì, un grande tifo, dobbiamo ringraziare i tifosi che anche sul 2-0 hanno continuato a spingerci in avanti fino all'ultimo secondo. Grazie a Brian Cristante, centrocampista del Pescara, il primo tesserato che abbiamo ascoltato qui in Mix Zone in diretta da Reggio Emilia. Io richiamerei un attimo Enrico Rocchi in attesa degli altri ospiti. Enrico, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche, ci ha detto l'ufficio stampa del Sassuolo, anche Eusebio Di Francesco. Ne parlavamo anche con Cristante, diceva il centrocampista del Pescara, bisogna cercare, quando si hanno l'occasione, di mettere la palla dentro. Beh sì, tutte le occasioni che ha avuto Caprari nel primo tempo, poi l'occasionissima di Manai, c'è stato anche l'esordio di Bebek, che comunque non ha avuto grandi occasioni, a Pescara soltanto da qualche giorno, quindi questa sosta, come chiedevi anche tu prima Cristante, servirà anche per migliorare gli automatismi di questo giocatore francese, molto, molto veloce, dello stesso Manai. Poi ci sarà anche Pepe, che probabilmente sarà utile con una condizione migliore, poi ci sarà anche l'ingresso di Aquilani, che darà spessore a tutto il gioco nella zona nevralgica del campo. Enrico, si parla di mercato, ne parlavamo anche con Andrea Costantini nel corso della diretta. Possono preoccupare questi 4 gol subiti dalla squadra in due giornate oppure no? A mio parere no, perché siamo in Serie A, quindi è normale, poi con una squadra votata all'attacco si rischia di più di altre formazioni. Non ci sono stati grossi errori, tranne quello di coda contro il Napoli, errore individuale, quindi non direi che ci sia preoccupazione, anzi questa sera ha fatto una gran partita sia Gionberg sia Campagnaro. Pizzarri, scusami se ti interrompo, sì, sì. In occasione del gol di De Frel ha preso la rete sul suo palo, sì. Forse lì un piccolo errore c'è stato oppure no? Sì, però sono gol che si possono prendere, non è stato... vediamo degli errori molto più clamorosi. Ieri il portiere del Napoli, Reina, lì ha fatto una paperella con il gol subito. No, questo, insomma, siamo in Serie A, quindi episodi del genere ne vedremo tantissimi. Il resto della consapevolezza è che questa è una squadra che andrà sicuramente lontano, perché ha una sua filosofia che piace ai pescaresi, piace agli amanti del calcio, e ovviamente si rischia più di altri. Sta arrivando Manai, tra qualche istante lo avremo in postazione. Manai, questo gol comunque importante per un ragazzo di 19 anni, e poi subito dopo questo errore anche clamoroso con questo pallone che il giocatore albanese si è allungato proprio a pochi metri da Consigli. Però l'impatto di Manai, a mio avviso, è stato positivo. Non era facile impattare in quel modo sul 2-0 per il Sassuolo. Non è intanto una difesa facile da superare, quella del Sassuolo, che ha elementi di esperienza come Peluso, Acerbi, Cannavaro,
E poi Manali si è fatto trovare pronto in occasione del primo gol, dove è stato molto bravo Mitrizza. Poi su quell'azione di rimessa ha perso lucidità, forse un po' di emozione. Ricordo che questo è un ragazzo di 19 anni che l'Inter ha dato al Pescara per farsi le ossa, quindi dobbiamo avere anche un po' di pazienza sia verso Manai sia verso Baybeck, perché sono elementi talentuosi, quindi devono maturare anche loro. Paolo, il discorso, c'è Di Francesco in conferenza stampa. Paolo, ti interrompo, andiamo ad ascoltare Eusebio Di Francesco. Perfetto, poi appena arriva Manai veniamo da te. Ma cos'è successo? Se avessi la sfera magica te lo direi subito. Sicuramente l'analisi che posso fare è dire che, avendo giocato tante partite consecutive e magari avendo cambiato pochi elementi, eravamo poco brillanti sia di testa che di gambe. Il Pescara, a differenza, è venuto qui con aggressività, con la giusta mentalità. Noi abbiamo sbagliato diverse letture in tante situazioni, sia offensive che difensive. Abbiamo sbagliato tanto nel palleggio, cosa che non ci accade. Posso solo pensare che sia un po' di stanchezza residua, visto che siamo tornati alle 5 di mattina di venerdì. Questo può essere l'unico, tra virgolette, alibi del primo tempo, dove, mentre nel secondo la squadra mi è piaciuta molto di più. Andrea. Ciao mister. Ciao Andrea. Ma l'inizio difficile che ha riguardato tutto il primo tempo. Già l'ha detto. Dimmi una cosa nuova, dai, così andiamo veloci. No, non ha pensato magari a qualche cambio? Sì, al 20° del primo tempo non lo cambia tre per poi tenermene nessuno. Ma lo so che posso pensare a tanti cambi, però io mi sembra... Cioè, 6-0-0, magari fai gol al 38°, i cambi servono quando veramente servono. I cambi l'avrei dovuti fare prima, all'inizio magari. I cambi li devo fare prima, nel senso prima della partita, non durante. Perché a volte bisogna cambiare, abbiamo tre giocatori da cambiare. Se avessi dovuto ragionare sui cambi, forse ne devo cambiare 7-8 per la prima mezz'ora. È cosa che non si può fare. Invece abbiamo cercato di ritrovare equilibrio, ho parlato con i ragazzi del primo e secondo tempo, abbiamo ritrovato determinati meccanismi, perché risalivamo poco, perché scappavamo male con la linea difensiva, abbiamo lavorato male un po' tutti i reparti, e il Pescara in questo qua ci ha giovato il fatto che loro bravissimi a venire a prendere palla tra le linee, noi meno bravi a andarle a intercettare. Nel secondo tempo invece, per me, al di là dell'occasione data a Manai, che siamo stati ingenui, siamo andati a saltare con i due centrali, abbiamo fatto molto meglio a livello sia tattico che tecnico. Buonasera mister, due domande. La prima, c'è un segnale piccolo che ha visto in questa vittoria? Non sono tante le vittorie che ha fatto strappandole con l'avversario che a lungo ha giocato meglio. La seconda, il numero 25 come sta? Il 25 ha preso una botta, penso che non sia niente di importante. Io il primo anno di A, disse partite qua, sapete quante ne ho perse, eppure non mica mi dicevano bravo. Adesso l'ho vinta, mi tengo questo risultato stretto, perché abbiamo saputo soffrire anche nei momenti giusti contro una squadra che ha fatto penare il Napoli, era sotto di due gol, invece noi siamo riusciti ad andare sopra di due gol, e questo già è un aspetto positivo. Non giocavamo con la squadra meno in forma del campionato. Lo stesso Palermo abbiamo vinto e tutti dicevano che il Palermo era una squadra già retrocessa, oggi è andata a pareggiare a San Siro. Allora dà ancora più valore a questo risultato, nonostante non siamo stati, come ho detto prima, brillanti. Mister, buonasera. Due cose. La prima, cosa ti aspetti dal mercato? Cioè, non, i nomi non li farai mai, ma diciamo cosa manca per completare questa rosa? Cosa ti volevo chiedere, ti saresti mai immaginato quest'estate, quando avete iniziato la preparazione, ritrovati adesso con il passaggio del turno e l'accesso ai gironi di Europa League ed essere in testa dopo due giornate in campionato? Beh, la soddisfazione di poter andare a giocare allo Juventus Stadium da primo in classifica con la Juve, anche se abbiamo cominciato dopo il campionato, è veramente una bella soddisfazione. Quest'anno, o quest'inizio dell'anno, ce ne stiamo togliendo tante. Siamo passati da grandi prestazioni a prestazioni magari come oggi più sofferta, però... questo è un grande segnale, che la squadra sa anche soffrire nei momenti in cui non è brillante, e vedrete che ne capiteranno anche altre di queste gare, statene certi, perché fa parte di un percorso lungo dove si giocano tante partite. Una squadra poco abituata. Io, però il pallone mi ha preso lo stinco, ho rimbalzato male, ormai non possiamo più fare niente. Scusami, vai Paolo.
Un gran Pescara comunque. Sì, però dobbiamo vincere. Bello, bello, ma se non brilla alla fine non c'è niente da fare. L'impatto con la partita da parte tua è stato positivo perché sei entrato in campo, hai segnato subito il gol del 2-1, poi hai avuto questa grossa occasione. Ma voglio chiederti, quando hai visto scaldarsi Payback, che cosa hai pensato dalla panchina? Niente, io e lui non siamo amici, io e lui siamo amici, alla fine noi andiamo tutti in campo, tutti i giocatori andiamo in campo per la squadra, se lui segna io sono molto contento e la squadra vince. Tra l'altro quando sei entrato in campo hai dato subito profondità, hai dato peso offensivo, ti senti di poter già mettere in difficoltà il tecnico Oddo per la squadra, per la partita contro la tua squadra, contro l'Inter? Normalmente io mi alleno per giocare la domenica, sia in formazione che da riserva. Io vorrei tutte le partite giocare, ma purtroppo non sono io allenatore. Quando sarò io allenatore sarà un'altra cosa. Ora ci sarà questa sosta, poi tra due settimane ci sarà una gara importante, particolare per te, perché allo Stadio Adriatico arriverà l'Inter, tu sei un giocatore di proprietà dell'Inter, ci terrai, credo, a giocare titolare dal primo minuto con i nerazzurri? Sì, come voglio giocare titolare con l'Inter, voglio giocare anche con il Crotone, io penso che sia la stessa cosa, solo che io quest'anno sono in prestito al Pescara e quindi devo fare più bene possibile, quindi non devo guardare né se è l'Inter né se sono altre squadre. Ti chiedo un'ultima cosa, Rai, vediamo la gamba fasciata, cosa è successo? No, niente, una ginocchiata in partita, ma niente di che. Ultima battuta anche da parte mia, questa sera hai giocato l'esordio nel campionato di Serie A, per quanto riguarda la stagione con il Pescara ovviamente, che campionato vedi quest'anno, anche perché Pescara ha affrontato due grosse squadre, Napoli e Sassuolo, ma ha dimostrato di potersela giocare alla pari? Esordio, non so come hai visto tu, perché io l'anno scorso ho già giocato. No, per quest'anno parlavo, per quest'anno. Anche a Napoli, quindi non è esordio questo. Col Pescara in questa stagione, dicevo. Ho giocato con Napoli. È vero, pardon. Però no, penso che sia stato un inizio positivo, però dobbiamo fare queste partite qui, non possiamo perderle così. Poi in Serie A noi facciamo 10 tiri, non segniamo mai, per sfortuna, è fortuna loro, però loro con un tiro in porta hanno fatto l'1-0. È andata così. Sì. Viene da chiederti, rispondimi se è così o no l'ultima cosa, se dovessi segnare con l'Inter, risulti? Non penso. Grazie a Ray Manai, attaccante del Pescara. Tra l'altro, Andrea, stavo dicendo prima fuoco che amico, Paolo. Ci fosse poco amico perché Manai Caprari, sì, perché anche Caprari è un giocatore di proprietà dell'Inter. Sì, tra l'altro ci sarà questa partita particolare. Io ti dicevo che avremmo avuto Eusebio Di Francesco in postazione, eccolo qui, lo ringraziamo, soddisfatto per questa vittoria, però sotto sotto lo possiamo dire, Eusebio un po' dispiaciuto perché hai regalato un dispiacere, scusami il gioco di parole, al Pescara. Ah, ma al di là del dispiacere, devo dire che il Pescara, ad essere oggettivo, avrebbe meritato qualcosina in più, però sono un pochino... Mi ricorda un pochino le partite che facevo il primo anno io di Serie A, dove magari giocavi anche bene contro squadre che di un livello, in questo momento come siamo diventati un pochino noi, siamo cresciuti, però alla fine portavi a casa niente. Devo fare solo i complimenti al Pescara per l'atteggiamento, per come ha affrontato la partita, ma anche alla mia squadra, perché alla fine, anche senza sofferenza, perché venivamo da un tour de force veramente importante e si vedeva, è riuscita a saper soffrire e poi portare a casa i 3 punti. Avete visto le streghe nel primo tempo, Pescara che avrebbe meritato il vantaggio, però nel calcio quando non si segna voglio dire si rischia di perdere le partite come è accaduto al Pescara. Sì, ma capita spesso. Ti devo dire che può succedere in questo campionato dove si alza la qualità, hai detto una grossa verità, perché se c'era una squadra prima mezz'ora che meritava era il Pescara, noi eravamo un pochino dal punto di vista dell'attenzione, dell'applicazione, dei movimenti sia difensivi che offensivi, stavamo un po' dormendo e questo per me si lega anche tantissimo a quella che è stata un po' la nostra trasferta a Belgrado, perché siamo tornati alle 5 di mattina di venerdì per cercare, diciamo, una giustificazione alla nostra prestazione. Eusebio, ultime due domande prima di lasciarti agli altri colleghi. La prima sul fatto che probabilmente la tua squadra ha pagato la gara giocata giovedì a Belgrado con la Stella Rossa, e poi la seconda, perdonami per questa domanda, ma oggi questa sera sembrava di giocare allo Stadio Adriatico, si sentivano almeno dalla tribuna solo i tifosi del Pescara?
Ma il Pescara ne porta tanti di tifosi, perché lo devo fare i complimenti prima di tutti ai tifosi per l'atteggiamento, per il modo come sono venuti a fare la partita, ma in questo stadio ospita benissimo gli avversari. Noi siamo piccolini come pubblico, spesso non dico che il Pescara è come se avesse giocato un pochino in casa oggi per la gente che è venuta, ma anche tanti amici miei sono venuti tifando Pescara, per quello mi dispiace per il Pescara, ma ovviamente è il mio lavoro e porta a casa volentieri questi tre punti. Grazie Eusebio Di Francesco. Che Andrea dobbiamo lasciare al collega, anche perché ci sono stati dei problemi, ne parlavamo anche con l'addetto stampa, ma ringraziamo proprio l'ufficio stampa, l'addetto stampa del Sassuolo, che ci ha permesso di ascoltare qui in Mix Zone Eusebio Di Francesco, diciamo noi, sempre molto sportivo, molto obiettivo nelle sue dichiarazioni. Alla ripresa del campionato, perché arriverà a pari punti con la Juventus, c'è Juventus Sassuolo, quindi sì. Quindi diciamo che sarà una gara da primato. Allora Andrea, prima di vedere e di capire se arriverà qualche altro esponente della società biancazzurra e se dovesse arrivare qualche giocatore del Sassuolo, io ti posso dare, anche se non è una notizia sicuramente clamorosa, ti posso dare il dato numerico delle presenze questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con 5.613 abbonati, 3.458 paganti ed un totale di 9.071 spettatori, oltre un migliaio di tifosi biancazzurri. Ne parlavamo, abbiamo fatto una battuta con Eusebio Di Francesco, che è pescarese doc, proprio sul fatto che il Pescara porta tanti tifosi in trasferta, riesce sempre con i suoi tifosi a far sentire il calore alla squadra, e così è stato anche questa sera con la formazione emiliana. Io Andrea, se tu sei d'accordo, ti restituirei la linea perché ci informiamo e vediamo se dovesse arrivare qualche altro esponente del Pescara. Credo di no, perché i due tesserati, come da accordi, sono arrivati. Non crediamo arriverà a Massimo Oddo, ma se dovesse essere così, ovviamente non esiteremo a chiedere la linea. Però vediamo se è arrivato, crediamo che ci sia un tesserato della formazione emiliana, quindi consigli, tra l'altro a nostro avviso il migliore in campo. Quindi Andrea, andiamo ad ascoltare il portiere del Sassuolo. Andiamo ad ascoltare, sì. Siamo in diretta, consigli, intanto i complimenti sono d'obbligo, perché se il Sassuolo ha portato a casa questi tre punti, soprattutto nel primo tempo, e quell'intervento su Biraghi nel secondo, il merito è del numero uno Nero Verde. È andata bene, abbiamo incontrato una squadra, un'ottima squadra, una squadra che ha gran proprietà di palleggio, gioca bene, con grande intensità, una squadra che a noi ci dà fastidio. E poi ha dimostrato appunto quello che aveva fatto già col Napoli in primo tempo, dove partono forte. Siamo stati bravi a tener botta nel momento peggiore, e poi abbiamo talmente tanta qualità davanti che alla minima occasione possiamo far male. Consigli, è un portiere che gioca sempre ottime partite, tra i migliori, però a nostro avviso è un portiere poco considerato, forse in alcuni casi dalla critica, forse meriteresti una carriera diversa. Sei d'accordo con questa valutazione, che non vuole essere sicuramente polemica, però un portiere che fa sempre benissimo ogni stagione, oggi gioca con il Sassuolo, con tutto rispetto per il Sassuolo, potrebbe giocare forse in qualche squadra di fascia superiore? Ma io sono felice che sto crescendo di pari passo con la mia squadra, quindi sto diventando, magari sto migliorando io in certi aspetti e la mia squadra migliora di pari passo con me, quindi spero di diventare un grande portiere, di giocare in una grande squadra come il Sassuolo, come penso che diventerà. Poi forse sono poco spettacolare e piacciono di più i voli plastici, purtroppo non fa parte del mio DNA, ma sono felice delle caratteristiche che ho. Faccio le ultime due domande prima di lasciare il microfono ai colleghi, consigli. La prima, se ci racconti qual è stato l'intervento più difficile in questa tua serata al Mapei Stadium. La seconda, la cosa che ti è piaciuta di più del Pescara? No, forse la parata più difficile è stata quella dopo pochi minuti su Caprari, perché era stato fortunato per un rimpallo a trovarsi davanti a me, sono stato fermo e ha tirato anche bene, sono stato bravo a pararlo. No, Pescara è una bella squadra, c'ha dei ragazzi rapidi, bravi tecnicamente lì davanti, giocano tanto in verticale, una squadra fastidiosa da affrontare. Poi adesso
vedo che hanno anche un'ottima condizione fisica, vanno forte, arrivavano sempre prima di noi nei primi 20 minuti, bravi loro e gli auguro di continuare così. Ultima domanda da parte mia, consigli dall'alto della tua esperienza per quello che hai potuto vedere in queste prime due giornate, secondo te il Pescara come si può inserire nel contesto delle squadre che lotteranno quasi sicuramente per la permanenza in Serie A? No, ho visto una squadra che è organizzata, sa quello che vuole, fa quello che gli chiede sicuramente l'allenatore, ha qualità davanti. L'unico rammarico magari da parte del Pescara è che due partite giocate alla grande hanno raccolto solo un punto. Quello però è un processo di crescita che avverrà col tempo, perché ci sono tanti ragazzi giovani che magari hanno giocato poco in Serie A, però sono sicuro che avverrà perché le qualità ci sono. Grazie a consigli, per noi migliore in campo questa sera, anche per l'obiettività nelle sue dichiarazioni, per i complimenti al Pescara che avrebbe meritato nelle due gare disputate fino ad oggi in Serie A con Napoli e Sassuolo sicuramente qualcosa in più. Francesco ha detto nel primo anno in Serie A col Sassuolo tante partite come queste le ho perse, giocavamo bene ma non portavamo a casa il risultato, e consigli ha detto partite come queste fanno parte di un processo di crescita che tanti giovani che ha il Pescara, molti debuttanti in Serie A, devono intraprendere per maturare e per poter poi raggiungere l'obiettivo della salvezza. Sì, sì, ha detto una cosa giusta Eusebio Di Francesco, queste sono partite che ad inizio di stagione anche lui aveva perso, però noi ribadiamo i concetti espressi da Massimo Oddo in conferenza, da quello che abbiamo potuto sentire in cuffia, cioè che il Pescara ha comunque disputato due ottime gare, questa sera una gara sicuramente importante contro un avversario che gioca quest'anno in Europa League, che ha giocatori di grande prospettiva, peccato per le occasioni mancate, però sicuramente il Pescara ha dimostrato di potersela giocare con tutti, ha dimostrato di essere una squadra che gioca al calcio e gioca al calcio dal primo all'ultimo minuto, è quasi riuscita questa sera. La formazione bianca-azzurra era quasi riuscita nel miracolo di pareggiare questa partita se fosse arrivato il gol di Manai, se l'albanese avesse controllato quel pallone meglio probabilmente ci sarebbe stato il gol del 2-2 che avrebbe regalato al Pescara un pareggio che dopo il 2-0 sarebbe stato sicuramente insperato. Peccato, ma il Pescara esce a testa alta dal Mapei Stadium e gli applausi finali dei tifosi della Curva Nord, dei 1000 tifosi presenti allo stadio di Reggio Emilia, hanno proprio testimoniato il fatto che il pubblico, nonostante la sconfitta, i tifosi biancazzurri hanno gradito, apprezzato la grande prova giocata e offerta da Ben Ali e compagni. Andrea, ho avuto conferma con un'occhiata proprio a distanza con Massimo Mucciante dell'ufficio stampa del Pescara che non arriveranno altri tesserati del Pescara, non arriveranno neanche altri tesserati del Sassuolo. Abbiamo ascoltato in ordine cronologico Cristante e Manai per il Pescara, abbiamo ascoltato i nostri microfoni dopo averlo ascoltato in conferenza stampa l'allenatore pescarese del Sassuolo Eusebio Di Francesco, abbiamo ascoltato anche il migliore in campo, il portiere della formazione emiliana consigli, i dirigenti del Pescara hanno già lasciato Reggio Emilia, saranno ore importanti le prossime sul Paolo, fronte si è mercato. Parlato da quelle parti di Lescott nuovamente, colpo grosso. Sono circolate altre voci sul difensore in uscita dalla Aston Villa, già campione d'Inghilterra con la maglia del Manchester City. No, non se ne è parlato perché non abbiamo avuto possibilità di intercettare nessun dirigente biancazzurro, qui i settori sono separati tra la tribuna d'onore dove si trovavano, tribuna centrale dove si trovavano i dirigenti del Pescara e la tribuna stampa che è al piano superiore, non c'è stato possibile avvicinare nessun dirigente, ma abbiamo visto il direttore sportivo del Pescara Luca Leone costantemente attaccato al telefono sia prima della partita sia dopo, quando abbiamo avuto occasione proprio di vederlo transitare di fronte alla nostra postazione, questo testimonia che ovviamente in società si sta lavorando al di là delle dichiarazioni ufficiali per poter fare ancora qualcosa sul mercato, probabilmente arriverà Lescott, potrebbe arrivare qualche altro giocatore, l'augurio che non vada via nessuno, il riferimento ovviamente è a Valerio Verre. E dunque possiamo concludere, sono le 23:33 minuti qui dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, okay. Per questa dopo partita, per questa serata amara sul piano
piano del risultato per il Pescara, che esce sconfitto per 2-1 dal Mapei Stadium, ma sicuramente non esce ridimensionato e anzi esce a testa alta dal campo della formazione emiliana. Ora ci sarà la sosta, poi l'11 di settembre allo stadio Adriatico. L'Inter fermata oggi sul pareggio dal Palermo. Io ringrazio ovviamente voi dallo studio, la regia, ringrazio Gianni D'Areo per le riprese qui in diretta da Reggio Emilia e restituisco definitivamente la linea allo studio. Buon proseguimento di serata. Grazie a te Paolo, grazie a Gianni D'Areo, grazie a Enrico Rocchi che abbiamo ascoltato in precedenza. Siamo addirittura d'arrivo, però andiamo sull'iPad, poi vedremo le immagini e poi chiuderemo riproponendovi la conferenza stampa breve ma incisiva del tecnico del Pescara Massimo Oddo, e così appunto ci saluteremo. Poi chiaramente tutti gli altri commenti, tutti gli approfondimenti li rimandiamo a domani sera ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi. Sul sito della Gazzetta proprio il titolo relativo alla gara di questa sera, e non solo, il Sassuolo vola con De Frel e Berardi, l'Udinese piega l'Empoli 2-0, i neroverdi centrano il secondo successo di fila battendo 2-1 il Pescara, i friulani riscattano il KO di Roma grazie ai gol di Felipe Perizza che valgono la prima vittoria stagionale. Possiamo vedere Di Francesco non fa sconti alla squadra della sua città e porta il Sassuolo in testa alla classifica a punteggio pieno, e la vittoria del portiere Andrea Consigli che, come ha detto Paolo Renzetti che lo ha intervistato, migliore in campo del Sassuolo, che non entra nell'elenco dei marcatori ma effettua due parate decisive, una per tempo mantenendo la partita sui binari più congeniali ai neroverdi. Tra i padroni di casa De Frel recupera in extremis e si posiziona al centro dell'attacco con lui in avanti Berardi e Politano. Oddo conferma Caprari punta di manovra rimandando l'esordio dal primo minuto del neo acquisto Buyback ex Paris Saint Germain. Primi 35 minuti di estrema personalità per gli ospiti, pressing alto, recupero rapido di palla, gioco a due tocchi, assenza di punti di riferimento in zona avanzata, alzano il baricentro degli abruzzesi, pericolosi con Memushai, Caprari e due volte con Brugman. Decisiva la parata di Consigli in apertura di match quando il portiere devia in angolo un tiro di Caprari. Il Sassuolo sembra alle corde ma non capitola, anzi trova il colpo vincente al 37esimo, merito di De Frel che entra in area da destra, ipnotizza Ghiomber e supera Bizzarri sul primo palo, copione simile nella ripresa con il Pescara che sfiora il pareggio, super Consigli su Biraghi e il Sassuolo che raddoppia, controbalzo di Berardi da fuori area, la rete di Manai a 10 minuti dalla fine e il pressing degli abruzzesi non bastano per recuperare il punteggio. Di Francesco esulta col cuore spezzato perché ha inflitto questo dispiacere alla squadra della sua città, squadra che ha contribuito a riportare in alto, perché ricordiamo Di Francesco subentrò nel gennaio 2010 a Cucureddu, tramite i playoff riportò il Pescara in Serie B, poi ci fu l'anno in Serie B positivo, quasi playoff nel 2010-2011, poi Di Francesco lasciò il Pescara per andare a Lecce e al Pescara arrivò Zdenek Zeman. È il momento di vedere le immagini, grazie a Jacopo Forcella e a Maurizio Dagui al coordinamento giornalistico e tecnico rispettivamente. Possiamo andare dunque con le fasi salienti della partita del Mapei Stadium Città del Tricolore. Eccolo qui Eusebio Di Francesco, dunque nel Pescara l'unica reale novità è Campagnaro al posto dell'infortunato Coda, confermato Caprari centravanti o falso 9 se volete. Nel Sassuolo c'è De Frel al centro dell'attacco e non Matri. Subito il Pescara incisivo intanto con questo affondo di Memushai, correzione prima di Cannavaro e poi di Consigli. Non c'è curiosamente l'occasione di Caprari dopo due minuti di gioco, questa con Verre che non arriva sul secondo palo in tempo per la correzione, poi ancora il Pescara che ci prova con questo destro potentissimo ma centrale di Brugman e la risposta con grande sicurezza di Consigli, ancora il Pescara con Benalì che attacca sulla sinistra, il suo cross che viene alzato da Acerbi, poi la conclusione ancora di Brugman di poco a lato. Ripeto, manca in questa immagine l'opportunità clamorosa avuta da Caprari al secondo minuto e poi il Sassuolo che passa in vantaggio con la rete di Grégoire De Frel al minuto
numero 28, De Frel, che elude la marcatura di Gyomber e poi fa partire un sinistro potentissimo sul primo palo. Bizzarri è colto di sorpresa ed è dunque il vantaggio della squadra di Eusebio Di Francesco, vantaggio a quel punto assolutamente immeritato. Siamo nella ripresa, fischia tagliamento di Terni, Berardi che scalda il sinistro, lo manda di poco sopra la traversa, ma poi lo sfrutterà alla grande più tardi. Berardi sempre in gol nelle partite ufficiali di questo inizio di stagione. Eccolo Berardi che offre questo pallone per Politano, poi c'è una respinta corta di Gyomber, arriva proprio lui, Berardi, un sinistro fulminante che non dà scampo a Bizzarri. Contro il Lucerna segna l'andata e il ritorno, idem con la Stella Rossa, in gol sul rigore a Palermo, in gol anche quest'oggi e peraltro in questo modo, sinistro di controbalzo, nulla da fare per Albano Bizzarri, fulminato dal sinistro di Domenico Berardi che poi uscirà dal campo dopo un contrasto con Cristante. Il Pescara però ci prova, Buyback è entrato nella ripresa al pari di Manai, con questo diagonale spaventa Consigli. Rivediamo il giocatore arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain, su anche invito di Marco Verratti. E poi il gol del Pescara, Mitrizza, anche lui è entrato dalla panchina, lavora un buon pallone, lo mette in mezzo, la correzione facile di Ray Manai per il suo primo gol segnato in Serie A. Ray Manai riaccende le speranze per il Pescara, ma gran parte del merito è di Alexandru Mitrizza, il talento romeno che si è ben comportato. Ci sarebbe poi la clamorosa opportunità per Manai, due minuti dopo la rete del 2-1, purtroppo non sono computate in queste immagini alcune azioni salienti, perché mancano delle azioni importanti del Pescara, l'opportunità di Caprari dopo due minuti e quella di Manai dopo la rete del 2-1, ma insomma resta la soddisfazione per il Pescara per la bella prestazione, l'amarezza chiaramente per non aver portato a casa dei punti. Probabilmente Jacopo Forcella ha preparato delle immagini di altri gol di questa giornata, li commentiamo a braccio man mano che vediamo. Qui siamo proprio a Pescara, la gara tra Crotone e Genoa. Nel primo tempo il Crotone sblocca con la prima rete in assoluto dei calabresi in Serie A, la segna Palladino, che non esulta perché ha fatto gol ad una sua ex squadra. Ecco qui Palladino, arrivato nella seconda parte della scorsa stagione in Serie B, un rimpallo favorisce la conclusione di Palladino che realizza il gol del 1-0, ma nella ripresa il Genoa si scatena con Gakpé che raccoglie sul secondo palo l'invito di Incham. Gakpé che era entrato proprio nel corso dell'intervallo al rientro dagli spogliatoi, dopodiché è la volta di Leonardo Pavoletti. Vedete qui c'è un intervento un po' di Gakpé, un po' di Rosi, forse autogol, forse no, ma sta di fatto che il Genoa pareggia e poi sorpassa proprio con il colpo di testa, la specialità della casa di Leonardo Pavoletti. L'Abruzzo porta sempre bene a Pavoletti dopo i gol segnati a Lanciano nell'anno della promozione in Serie B. Bella la sua correzione aerea e poi Pavoletti si ripete, stavolta in estirada con questa spaccata, la palla che finisce sotto il set, il cross di Izzo dalla destra, nulla da fare per l'estremo difensore del Crotone su questo intervento in scivolata proprio di Pavoletti. E ora siamo alla gara del Santeria, 2-2 imposto dal Cagliari nel finale alla Roma. Roma che parte bene con il fallo di Isla su El Shaarawy, calcio di rigore per Otti che va a spiazzare Marco Storari per il vantaggio della Roma. Sembra tutto facile per la squadra di Spalletti, che ad inizio di ripresa addirittura arriverà al raddoppio, mentre rivediamo l'esecuzione di Perotti, l'assist di Dzeko per il rimorchio di Strootman che la sbatte dentro di potenza ed è il 2-0 per la Roma, con Strootman che ritrova finalmente la via del gol dopo i tanti patimenti per gli infortuni che ha subito a Roma. Ma il Cagliari si rialza, lo fa con l'ex Borriello che segna in tapin dopo la respinta di Szczęsny. Borriello dunque riapre i giochi, qui rivediamo la parata di Szczęsny su Sau e poi il tapin di Borriello. Ecco qui il
tiro potente di Sau, Szczęsny alla bene meglio e poi la rete di Borriello. Nel finale Isla si riscatta con questo assist per il colpo di testa di Sau, palo rete ed è il pareggio definitivo al Santeria con la rete del centravanti cagliaritano Marco Sau. Sull'invito di Isla anche una leggera correzione sul traversone del giocatore cileno. Siamo qui all'Olimpico di Torino, il 5-1 del Torino sul Bologna, scatenato Belotti che segna la rete dell'1-0, gol facile per lui, poi il pareggio del Bologna immediato con Taider che ruba palla, si mangia la metà campo del Torino e poi fa secco Padelli con questo preciso diagonale, gran gol per Sofyan Taider che vedete riesce a rubare questo pallone in mediana e poi trova lo spazio per infilare centralmente il Torino che però si riporta davanti direttamente da rimessa laterale. Belotti protegge bene il pallone e poi in diagonale riesce a riportare avanti la squadra di Mihajlovic 2-1. Il gallo davvero scatenato, siamo nella ripresa e il Torino approda il gol del 3-1 con Martinez che nel primo tempo aveva preso il posto dell'infortunato Ljajic, ancora problemi muscolari per l'ex attaccante di Fiorentina e Inter. Martinez ringrazia e segna questo gol, anche questo piuttosto semplice, difesa del Bologna assolutamente da rivedere. Nel finale tocca anche a Baselli con questo colpo d'esterno all'incrocio dei pali, 4-1 per il Torino che avrà anche il tempo di fallire un calcio di rigore ancora con Belotti, ma stavolta l'errore peserà di meno rispetto a quello di 7 giorni fa a Milano contro il Milan quando al 96esimo fallì rigore del potenziale 3-3. Qui Belotti si fa ipnotizzare da Mirante, ma ripeto questo è un errore che pesa decisamente di meno e comunque Belotti troverà modo di riscattarsi con la rete del 5-1 che stiamo per vedere. Eccola qui, beh, anche in questo caso difesa del Bologna assolutamente rivedibile per non dire inguardabile, avrà di che lavorare nel corso della sosta il tecnico Donadoni, regolare l'azione che porta alla rete il gallo Belotti. Non so se abbiamo altre immagini, no, abbiamo terminato, ringrazio Jacopo Forcella per questo montaggio a tempo di record, ringrazio anche Maurizio Dagui, ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa serata, chiudiamo con la conferenza che vi riproponiamo. Conferenza stampa breve del tecnico biancazzurro Massimo Oddo, poi ci sarà la sigla e Diretta Stadio tornerà domenica prossima con però l'orario classico poco prima delle ore 15 appunto di domenica. State con noi perché sta decollando il palinsesto sportivo di TV6. È tutto per questa sera, grazie ancora a Maurizio Dagui e Jacopo Forcella e a voi per la cortese attenzione. Buonanotte a tutti voi, vi lasciamo con Massimo Oddo. Sera. Domande? Arrivati in Serie A, dobbiamo fare una bella crosta a quella che è la Serie A, abituarci, capire che quando crei devi cercare di metterla dentro, quello che avremmo dovuto fare nel primo tempo per 5, 6, 7 volte. E poi in Serie A trovi giocatori come De Frel, come Berardi, che hanno un'occasione e ti fanno gol. E purtroppo è così, un pizzico di sfortuna.
anche ha contribuito al fatto che usciamo da un campo sconfitti con demerito, certamente, ma poi alla fine i meriti vanno sempre alla squadra che vince, perché se da un lato c'è stata una squadra, la nostra, che ha giocato, ha creato e non meritava di perdere, dall'altra c'è stata una squadra che ha meritato di vincere perché è stata più cinica di noi. E quindi prendiamo e portiamo a casa, e dall'altra parte io sono contento perché esco rafforzato e con la convinzione che avevo prima, e questo è un gruppo, una squadra che può fare molto bene, che ha grande qualità, che ha convinzione in quello che fa e deve solo migliorare. L'anno scorso siamo partiti in Serie B facendo grandi prestazioni e lasciando punti per strada per alcune vicissitudini, le vicissitudini della Serie A sono altre, e ci abitueremo a questo e miglioreremo a far sì che potremmo in futuro essere anche più cinici noi. Un altro per me, mister, mi scusi, io non so se lei è come il suo conterraneo di Francesco, nel senso, non so come risponde alle domande sul mercato, ma si parlava di un giocatore del Sassuolo nella vostra orbita, un giocatore che stasera non era in panchina, si chiama Marcello Trotta. No, noi siamo a posto così, abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo più di due giocatori per ruolo, quindi è ovvio che il mercato chiude tra qualche giorno, se ci sarà possibilità di fare qualche operazione interessante a livello societario si potrà succedere, ma a livello di organico noi siamo ben messi e l'abbiamo dimostrato. Posto? Grazie. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.